Salienti, cazzo. Spoingus sembra il Pokémon Spoink. No, raga, è Spoingus. Siete degli ignoranti. Ma signor Fieric, lei è qui! Ci sono, hai visto? Oh, Pensavo non ci incredibile. fossi? Ecco Eh no, stavo aspettando. qua. Ragazzi, mandate la stream squad al signor Panic. Presto! Che oggi ci sono tante cose da fare qua sul server, tra cui Esatto. farmi bannare definitivamente. Cosa? Eh? Mi sembra un'ottima idea, Bertra, lo sai? Mi Bene, bene, sembra una allora. gran ottima idea. Una gran ottima! Io Gran ottima. devo mettere Mending Allora. sul piccone, ma non ho abbastanza livelli. Un applauso. Dobbiamo spiegare una cosa prima ai nostri viewers. C'è Sì. stata una regola, purtroppo introdotta in mia assenza, e altrimenti avrei fatto una bella opposizione, in quanto potentissima famiglia Benetton avevano fatto un'ottima opposizione. Dico bene, Bertra? Assolutamente, purtroppo. Purtroppo. Ci hanno presi in fallo mentre non c'eravamo, questi malditi. Esatto. E hanno fatto passare questa legge dove. Purtroppo siamo ancora in democrazia, Ma guarda dove più o hanno meno. votato che il limite massimo per ogni persona sul server è di 2 villager a persona. Quindi Quindi ci noi, sarà un quando massacro siamo oggi. qui, ci sarà un massacro perché essendo che noi siamo in 3, dovremo tenere massimo 6 villager, cioè 2 a persona. E purtroppo, aspetta, no, Berta, con looting si prendono quelle. Ma io ho bisogno dei livelli. Dopo Falle riprodurre, c'è il fieno lì. li faccio trombare Comunque, allora. duramente. Prendiamo la sabbia o la ghiaia, dobbiamo soffocarle. No, sarà una roba terribile. Non possiamo ammazzarle a manate, Lo non esco so, lo così. so, ma è terribile. c'è della sabbia, ce l'abbiamo. Ah, Io qua, ho un sabbia. pezzo di gravel. Ah, dammi un po' di sabbia allora, dov'è? Dov'è Tieni. la saggeba? L'ho Grazie. droppata. Ok. Poverini, poverini. Piangete, aspettate, Piangete per i piangete. villager, olè. Piangete, niente, dobbiamo ammazzarli, ragazzi. Allora, prima, Bertolo, abbiamo. Esatto, svegliali un attimo. Anzi, Diamoli, mettiamoli dormiamo. tutti. Dormiamo un attimo. Va bene, tanto siamo solo noi. Oh no, dobbiamo sceglierli. Beh, Allora, io ho aperto a scegliamo caso quello Leader. che c'ha Protection 4, Sweeping E Edge lo 3, teniamo. Sharpness e Multishot. Direi che lo teniamo lui. Che è Jhennà, È sì. Jhennà, è Jhennà lo Jhennà. teniamo. Ecco, Vincenzo, ragazzi. Fammi Allora, aspetta, vedere. prima iniziamo con gli altri. Prima iniziamo con quelli che non sono. Non sono librarian. Esatto. Quindi lo Quelli più schifo inutili. proprio. Tipo lui, che c'ha la mappa dell'esploratore dell'oceano. Fa E vedere. poi Non me lo livello fa. 2 su 4, non so. Ah, vai, clicca. Poi non so Ah. cosa voglio dire 2 su 4, Ah, questo è quello però. che avevo portato io e curato io che mi dà gli sconti. Bertra, salutalo, sei No, pronto? fallo uccidere a me. L'ho salvato io e lo Va ucciderò bene. io. Metti 2 bei blocchi di sabbia sopra. Addio, non ci stanno. Come no? Perché c'è il mezzo blocco lì. Ma porco due. Fammi pulire. Rompi. Rompi. Ma quale hai rotto? Quello giusto, dovrebbe essere qua perché qua non viene. E niente, dobbiamo spostarlo da lì. Bertra. Dobbiamo spostarlo. Aspetta, sei sicuro? Sì. Cazzo. Vabbè, facciamolo cascare. Mi sembra Ah, un'idea migliore. aspetta, aspetta. Ma dovremmo rompere due blocchi così. Niente. No, ma dicevo dal vetro. Ah, ma lei è uno Aspetta che c'ho scienziato. Silk Touch, fai rompere Vai, rompi, rompi. Addio, Sguarano. Sguarano, buttati però. No, Fieric, non buttarti tu. a me. No, Vai no! Fuori via. incastrato! No. Spingilo! Mi dispiace, morirete entrambi. Rompi anche il Buttalo terzo giù! vetro. Non esce, non esce. Rompi il vetro. Quello Quale? sopra. No, Fievic. Addio. E no. Vabbè, ma è Spider-Man. Ma è incredibile. Non cade. Spingilo! Vai giù! Ah! È ancora Ma è vivo. ancora vivo? Ma sei Cioè, veramente un vado anch'io. danno? Ma Gesù. Ragazzi, ma Tranquillo, è. tanto io c'ho Feather Fall. È Il incredibile. Creeper! No, No! piangete! E No! Ma no! sì, ma 1 chilometro esploso! Vabbè. Vabbè. Che Bertra, la palle. bavca! Aspetta, La qua. bavca. Possiamo anche dargli fuoco, volendo. Nella nostra casa magari non è un'ideissima. Addio! L'ho ucciso, Hai Bertra. È fatto finita. bene.
Ciruzzo lo teniamo. Ciruzzo fa un po' cagare. Cosa ma una merda. Unbreaking 2, Thorns 2, Smite 5, Protection 3. Ah, è quello di Leo. È che sì, ma fa cagare. È l'unico con Unbreaking lui. Ah. È l'unico con Unbreaking, mi sa. Ma è Unbreaking 2. Ho capito. Beh, è comunque vergognoso. Con Unbreaking. E comunque Leo lo dà uno smeraldo, quindi. Ah. Beh. Lui mi sa che dovremmo tenerlo. Dici che ce lo dobbiamo sucare, il fra? Mi sa proprio di sì. Ah. Adesso arrivo su con l'ascensore. Perché mettono le ste regole? Per il content, ragazzi, serve content. Altrimenti ognuno si fa i propri e non c'è interazione. Vero, Bert? Noi interagiamo pochissimo con gli altri, vero? Esatto. Non è che ogni live siamo sempre dagli altri a fare cose. Noi non interagiamo. No, noi interagiamo pochissimo, quindi andiamo a ammazzare i nostri villager così siamo costretti a chiederlo agli altri. Assolutamente. Ma volevo farti volevo farti lo scherzo epico finito malissimo, troppo male. Pasquale con Feather allora. Falling 3, hai basta. Beh, secondo me questi qua Pasquale e... può morire. E Antonio di sicuro. Ah no, Antonio non è male però. Aspetta. Eh no, si è incastrato. Bisogna uccidere questo. Si è nascosto dietro l'hopper. Ok, no. Sa che dovremmo chiuderli in qualche modo. Infatti, vai. Senti, stronzo. C'ho la barca. È nel buco. Lì nella barca. Vai nel buco. Niente. No. Rompi. No, Jenna ci serve. Jenna no. Fermate Jenna. Jenna. Li dà a me, rompi tu la barca. Occhio. Lo se so. Se picchi un village arriva l'Iron Golem. Arriva il signore S. Allora. Aspetta, ok. Vai. Uè, compa, vai, voglio... Spingi! E non si fa spingere. Mio Dio, ma che scassacazzo che sono sti villager. Vai dentro. Sì. Chiudi gli altri, chiudi. Chiudi tu. No, io sono sabbia. Va bene. Chiudo lui. Io faccio da bodyguard, signori. Circolare, esatto. Non c'è niente da vedere. Ok, se n'è andato anche questo. Piangete! Piangete! Ma che dramma. L'abbiamo sgozzato. Che belle regole, ragazzi. Complimenti. Voi sì che sapete gestire i server. Bravi! No, niente. Bravi. Flame. No, bravi. Anche... Non lo anche, sto flammando. Li sto anche questo weaponsmith l'ho salvato io. Mi dà gli sconti. No! Ma sai com'è. Bertra, fallo per l'interazione. Addio, mio ca... No! Vai! Dov'è? No! Occhio, ok. No, presto. Antonio! Ok. Antonio ci serve, c'è efficiency. Ah, efficienza 4. Sì, Antonio... Sì. Antonio serve. Antonio possiede il sopravvivere, assolutamente. Che palle, perché dobbiamo ucciderli tutti? Chi c'è? Jenna ci serve. Gaetano ha Mending. Ci serve Mending. Sì, ci serve. Assolutamente. Quello serve sempre. Infinity. Allora, aspetta. Intanto vediamo un attimo quanti sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono. 8 mi sa. Non capisco se sono 7 o 8. Aspetta, fammi contare. Fermo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7-8 sono. Sono 8, ok. Ah, questo qua con Feather Falling direi via, anche perché comunque li abbiamo già presi. Sì, quindi, beh. Amen. Addio, amico del... Ma no! Piangere anche per... Pasquale! Okay. No, Pasquale no! Aspetta, ma proprio... un po'. Sì, infatti. Ok. Addio, Pasquale! Mettiti una barca che va indietro. Va bene. Addio, Pasquale! Piangete! È immortale Pasquale, fortissimo, raga. È tosto, Pasquale. Nonna, Pasquale era vero napoletana. Real man Pasquale, real Minchia, man. Real Pasquale. Raga, okay. Dobbiamo fare pulizia a contatto dei villager perché sono illegali, sono abusivissimi. Beh, Gaetano mi sa che ci serve. Sì, Gaetano Mending. Quest'altro è Siltouch, che è un po'... ne abbiamo un po' di libri Siltouch, se li fanno bastare. Infinity. Antonio ci serve. Antonio cos'è che Vincenzo.
Vincenzo Unbreaking 2, mi avevi detto che serviva. No, Vincenzo, quello è Ciruzzo. Ah, è Ciruzzo. Ma Vincenzo si è anche messo già, mettiti in barca anche tu, altrimenti... Vediamo. Ah, no, ma Fortuna! Ma ce ne abbiamo dei libri con Fortuna? No, è entrato presi... Antonio! Allora, si può te l'ho detto, devi entrare tu. Vediamo. Vai. Ok, un altro. Ok. Madonna. Rompi. Poi subito dobbiamo... i sì, blocchi sì. Appena... Ok. Sei salvo, Antonio. Basta. Antonio, ok. Ah no, ne manca uno? Aspetta, fammi ricontare. Questo scappa... Ma quanta gente c'è? Aspetta, questo è sì. Uno. Due con Ciruzzo. Tre con Infinity. Quattro con Gaetano. Cinque con Antonio, che ci sarà. È uno stranissimo enchantment, Gaetano. Sei con Genna. C'è Oddio. Un altro. No, sono sei. Qua sono cinque... Sei? Sei? E qua è ce vero. Ne sono più. Sei sono. Stai piangete farmer. Per tutti. Ah, il farmer. Ah, dov'è? C'è quelli in casa. No. No. No, non c'è. Vi drogate. C'era un farmer da qualche parte. No, c'era un tempo, ma non c'è più. Ah, tanti anni fa c'era un farmer. Sono okay. Sei. Piangete per tutti. Piangete sei volte, ragazzi. È stato molto triste, io mi sento un po' sporco sì. Dentro per questa cosa. Anch'io. Loro si fidavano di noi. Noi li abbiamo uccisi! Esatto. Subatevi! Subatevi per i villager! Subatevi per i villager! Wink wink. Oh. Comunque abbiamo praticamente tutti gli enchant più forti. Adesso arriverà la legge che in qualche modo non dovremmo averceli, scommetti. La legge anti-enchant. Bertra, riempiamo 50 bauli con questi enchant. Quindi se arriva adesso abbiamo deciso che nessuno potrà i villager. Noi abbiamo così tanti libri, facciamo per un giornamento geniale. Per degli anni. Sembra geniale. La mossa migliore. Io devo attaccare Mending a sto cazzo di piccone, arrivo subito. Mi servono dei livelli, sì. Mi servono sì, porco due. Mi serve anche un cazzo di... Come si chiama? Cazzo uno spawner culo, che non esploda. Ma guarda che sei tu che l'hai fatto esplodere. Ma non è vero. Ma scusa, ma... Come è esploso? Stavo afk farmando e i creeper non muoiono a quanto pare. Mi ha atterrato di fianco e ha detto hello. Ma sì, perché non funziona così. Ma è una merda allora. Adesso... Andiamo a ripararlo. Adesso ti spiego come funziona, così non sbagli Grazie. Più. Servono gli hopper. Abbiamo il metallo per gli hopper? Vabbè, ma ci saranno ancora qualche parte, sono proprio... no, non abbiamo il metallo, ce li ha Leo! Aspetta, ma Leo mi ha scritto un attimo. Esatto, non è a casa, vero? Dov'è? Ci ha risposto adesso. Dov'è? Sì, ma è una persona che si sveglia alle 4 del pomeriggio non la voglio. Tre Vabbè, Benetton, lui è il Benetton notturno. Ma lo spawner è per l'exp. No, raga, lo spawner è per... Anche, un po' la si fa. Sì, poca poca. Allora, aspetta, Bertra. Andiamo su dallo spawner intanto. Andiamo su dallo spawner. Anzi, vediamo un po' come stanno le mie farm qua. MLG. Vediamo un po' le mie farm come stanno. Quando avrai Feather Falling non servirà più. Ma ce l'ho già Feather Falling. Ho trovato un libro che girava. 3. Puoi metterti anche 4. Oh, allora. No, non ho i livelli. Slime ce ne sono. Io ho i blocchi di slime con me. Perché tutte le volte che entri i mates rubano. Quindi noi... Leo ha tutto con sé perché i mates entrano e rubano. Almeno così. Beh, okay. Io l'altra sera off stream ho ammazzato Anima con la violenza di 1000 soli. Si è arrabbiato. Tantissimo. Hai fatto bene. Però ho ripreso la nostra gunpowder che era stata rubata senza pietà. Ah, è lui che ce l'aveva presa. Sì. E io poi Leo l'ha messa da parte. No, io quella l'ho messa io da parte. Proprio ieri sera. Cioè, no, l'altro ieri solo sera. Un danno, no, lasciami i livelli, ti prego. No, pardon. Necessito di livelli. Tra Dobbiamo parentesi, dormire. Raga, per chi si chiede perché non ho livelli, io avevo sloggato sulla piattaforma di lancio della macchina volante. Oggi accendo il gioco e muoio perché non c'è più la piattaforma. È stato molto triste. Immagino, Bertra. Ho pianto. Immagino. Piangete! Basta, ormai sta cosa del piangere ne abbiamo abusato. Allora, direi che o ci serve del ferro. Direi che... Ferro. Sì, ci serve quello. Quello ci serve assolutamente. Come sto facendo tutti gli slime block qua per fare il grande cantiere Benetton. Minchia, ragazzi, il progetto più grande della famiglia finora. Il grande... Ma che cazzo è successo? Quanto ha laggato il server da 1 a 6?
Il grande cantiere Benetton. Io sono molto, molto, molto curioso di vedere come verrà, te lo dico. Sarà molto bello il cantiere Benetton. Il grande cantiere Benetton. Poi con un nome del genere, cioè. Mamma mia. Grande cantiere Benetton, lo chiamo proprio così? È sia grande che un cantiere. Sì. Ok, comunque, non abbiamo il ferro, Bertra, forse dovremmo scavare. Ma proprio come i poveri? Possiamo fare altro? Effettivamente sono no. Sono tornati i diamanti, Leo li ha rimessi. Però non questo è tutto il ferro di Leo, 8 pezzetti. Ma come 8 pezzetti? 8 ne ha, non so se li ha rimessi. Ma mi scusi? 8 solo, non so che dirti. No, ma secondo me ne ha altri, sicuro. Se li hai dimenticati. Non lo so. Sta laggando tutto, che cazzo è successo? Ah, ma anche a te sta laggando tutto, non sono solo sì, io. Sì, è il server che lagga, è il server. Ah, ecco. Mi dai un pezzetto di ferro che mi rifaccio lo scudo che è finito nel Nether l'altro giorno nella lava? È successo. Posso dare direttamente l'altro scudo, ne avevo dammi l'altro scudo allora. Grazie, Dodo. Ai piedi dell'ascensore. C'è una cesta e lì c'è lo scudo. Lei è veramente gentile, dottore, veramente. Lo so che lo si è tenuto cose per sicurezza, lo so bene. Quando entri i mates bisogna fare così. Non è l'uscita questa, scusate, ho sbagliato tutto. I mates entrano, noi prendiamo le cose e mettiamo nell'inventario. No. Bisognerebbe dare una regolata a quelli là. By the way, mamma lo dico mia. Qua davanti a tutti. Che cattivo. Benetton non ha paura Penic. Di dirlo. Non ho paura di dirlo, bisogna dire le cose come stanno. Ah, finalmente ho lo scudino. Ciao Enderman. Scre. Scusa. Ma Fieric, il server è vivo? C'è un Enderman da qualche parte. Sì, sì. L'hai triggerato tu? Sì, sì. No, il bello è che io l'ho triggerato. Cioè l'ho guardato fisso per 2 minuti e non si è girato. E poi ha tirato la laggata nucleare e me lo sono trovato nel culo. Andiamo a vedere lo Spovner. Andiamo. Però non abbiamo il ferro, Bertra. Quindi se gli hopper non ci sono, so cazzo. Andiamo a pescarlo il ferro. Sì. Andiamo a scavare. Allora. Per chi non lo sapesse, mia chat, Bertra ha rotto lo spawner. Lo spawner si è rotto da solo con me di fianco. Mettiamola così. Ottima interpretazione, direi. Non mi sembra corretto dire che io l'ho rotto quando il tuo spawner ha dei palesi problemi strutturali. Non sapresti farlo meglio. Assolutamente no, però li ha comunque. Ah, dai, su. Coglione! Testa di merda! Lei è veramente un mariuolo, se lo faccia dire. Lei è veramente un mariuolo. Sei caduto. No. Meno male. Per fortuna le mie doti da pro player di Minecraft mi hanno permesso di rientrare nell'acqua. No, porco il... No, siamo senza... Un disastro. Guarda nella cesta. No, non ci stanno qua. Come non ci stanno? No, non ci sono. Ah, Pog. Siamo senza hopper. Oppala. Come si suol dire dalle mie parti. Niente, dobbiamo fare il ferro, Bertra. Andiamo a fermare il ferro. Andiamo. Andiamo a ferrare il farm. Che bel rumore d'acquetto. Molto bello. Allora, però dove lo scaviamo? Ormai La nostra miniera si è abusata, poverina. Entrerò qua dentro io. Bella, c'è il ferro! Hai visto? Ben un pezzo di ferro. Dai, non è male, no? No, lasciamelo, ho bisogno dei livelli, ti prego. Sì, va bene, mi spiega solo il carbone, va bene, fatto. Lasciami i livelli che sono poveri. Madonna, il piccone senza efficiency fa schifo al cazzo. Ok, vediamo un po' qua cosa c'è da queste parti. Ma è già stato guardato il posto. No, non lo so. Dici? Ok, dobbiamo scendere. Le ho messe io ste torce. L'hai messo tu? Ah, dopo. L'ho messo io in questo esatto istante. Ma lei è veramente un mariuolo. Lo so. Cioè non mi aspettavo... Ah, il carbone! Vai, prendilo, prendilo! Sì, arriverò al 30 solo a botte di carbone. Ok.
Ascolto, dobbiamo andare da qualche parte, scendere e pregare e trovare il ferro. Ma cazzo è finita? Com'è che la famiglia Benetton è arrivata a non avere il carbone, scusa? Il carbone ce l'abbiamo, il ferro. E il ferro, non so parlare. Perché abbiamo usato, Bertha, abbiamo fatto un sacco di cose. Le farm per arricchirci, però ci serve il ferro. Andiamo in giù. Forse ho trovato una galleria. Vai, c'è una galleria, Bertha. Ti dico dove sono? Dove sei? Al 8,90, 5,90. 8,90, 5,90. Ecco, da questa parte qua. Andiamo. Il ferro! Ma lei è un matto. Non che ce ne fosse tantissimo, però... Meglio di niente. Meglio di niente, sì. Ah, eccola qua, la sua enorme grotta, signor Fieric. Esatto. Lei sì che è un uomo d'altri tempi con la sua grotta. Purtroppo le farm di ferro non si possono fare. Basta, è già finita. Com'è già finita? Mi sa che è durato un po' poco. Bertha, ma l'autostrada è finita? No! Dovremmo finirla un giorno, però siamo una famiglia... Vogliamo scendere, dobbiamo cercare... Vuoi scavare in giù? Ah, se no guarda, aspetta. Andiamo nel chunk delle farm. Lì... Mi ricordo. Ah, ci stava. Sono un paio di grotte che partono, sì. Un paio di grotte da ancora da illuminare. Aspetta, è qua forse. No, niente, c'è del carbone. Che? Oh, qua c'è un rift, Fievic. C'è un coso. Oddio. Oh, c'è anche del ferro. Ah, qua l'ho illuminato tutto io, mi ricordo. Ah, sì, però un po' di ferro c'è. Va bene, va bene. Allora andate. Sì, sì, qua l'avevo illuminato tutto io. Minchia, l'hard... ricordo molto bene. L'Ardugor Parkour. Ecco qua. Illumina bene, mi raccomando. Lo facciamo per la farm di slime. Ecco qua sotto. Siamo poverissimi di ferro. C'è una roba indecente. Siamo i peggio poveri. Purtroppo sì. Io scendo, vedo se trovo qualcosa qua sotto. Cazzo, non ho il secchio d'acqua. Usa il mio, vieni. Arrivo. Arrivo. Arrivo, eccomi. Beh, che un Feather Falling potrei anche cascare qui. Non Vabbè, mi non molto spaccarti danno. I piedini. Scusa, che è come se un Benettone andasse in giro con le Balenciaga rovinate. No, rovinate mai. Se usi il Feather Falling le rovini. Pian piano. In realtà no. Cioè, io ho guardato i miei piedi, sono ancora perfetti. Mi sa che non funziona così. Foto piedi? Non subisco un Sei tu allora, che di qua mi sa piedi, che l'ho già preso tutto, purtroppo, Bertha. Madonna, che laggata. Come fanno a spawnare dei mostri? Ci sono torce ovunque. Ovunque. Non così tante. Da tutte le parti sono. Come fanno a spawnare? Sono dovunque. Cazzo. Sì, qua avevo scappato tutto. Avevi già dato, quindi? Però sento... Sto cercando di capire dove sono. Sento comunque dei mostri. Quindi vuol dire che non è illuminato tutto per bene. Ha illuminato un po'. Un po' illuminato, ma non troppo. Io intanto continuo a scavare Oh, ferro! Ho trovato il ferro. Mamma mia, fenomenale. Che player. Qua. Ho ancora buio, ok. Io ho ben 15 pezzi di ferro. Cioè, non è per vantarmi, però. Bravo, io ne ho 27. Come vabbè. Come la mettiamo adesso? Il mio vale di più perché è più bello. Non ti aspettavi una risposta del genere. Madonna, quanto cazzo di carbone ho trovato. Carbone qua ce n'è finché vuoi, però ci serve il ferro. Lo so, io sto raccattando l'avresti un po' mai tutto. L'avresti mai detto? No, sai che non l'avrei mai detto. Secondo me è una novità. Secondo me dovremmo fare così, Bertha. Dovremmo andare in gallerie un po' più lontane da qui. E se invece iniziassimo il progetto
dei cantieri Benetton e da lì trovassimo il ferro? Oddio, hai ragione. Però possiamo fare, mi sa, con i materiali che abbiamo soltanto due, massimo tre gru macchinari. Moltiplicatore, sì. Vabbè, è già un inizio. Sì, possiamo scavare una bella area. Iniziamo con la nostra prima gru e poi va bene, dai, va bene. Mi ispira, torniamo a casa. Dobbiamo delimitare un'area però prima. È vero, è vero. Allora, posso spiegare io il progetto? Vai, spieghi il progetto, signore. Allora, ragazzi, ho deciso che da oggi iniziano i grandi cantieri Benetton, che per chi non sapesse cosa siano i cantieri Benetton, saranno i nostri giganteschi grandi... Come si chiamano quarry in italiano? Quarry. Cave. Cave, ok. Faremo delle gigantesche cave con il sistema di duplicazione delle TNT e distruggeremo tutto e scaveremo così. Quindi il macchinario delle TNT. Il macchinario della distruzione globale. Assolutamente. L'unica cosa, Bertra, è delimitare la zona. Ci servono un botto di fence. Esatto. Poi soprattutto, dove lo facciamo? Facciamo vicino a casa, lontano da casa. Extra thick! Tre mesi di sub e non sono ancora lobotomizzato, lacrime di gioia. Grazie, il senza dio Kmpr per il terzo mese. Bentornato. Tanto torno su con il mio ascensore. Cosa fai? Flexi l'ascensore? Eh beh, certo, l'ho costruito io. Mamma mia. Quanto... Dopo Nova piange. Come umano lei. Ragazzi, no, Nova sarà sicuramente d'accordo. L'importante, Bertra, è mettere un punto in cui dia fastidio agli altri, ma non abbastanza da far sì che debba essere... Di fianco al municipio. Mi piace. I grandi cantieri Benetton di fianco al municipio. Beh, dai, non dà così tanto fastidio, no? È vero, è vero. Fin dei conti. Ah, e poi Bert dobbiamo fare anche i cartelli, presente quelli con dove c'è l'omino con il caschetto e la mano, il tipo quelli stop. Dobbiamo commissionarli a Poldo. Ah sì, è lui che è l'agenzia, perché io so, cioè, mi ricordo che si fa in un qualche modo, me l'aveva detto Novo, ma non me lo ricordo più. No, è Poldo che si occupa della generazione di cartelli custom. Ma questi creeper esplodono a 60 km. Che dici? Che i creeper esplodono a 80 km di distanza. Sì, ho notato. Anche a me ha fatto così prima. No, mi sono beccato una witch che mi ha scombussolato. Una bitch. Una bitch, raga, le bitch sono... Cioè, troppo noiamo. Vabbè. Sto tornando alla Maison du Monde. Ti aspetto. Andiamo. Che ne dite di casa dei mates? Potrebbe essere una buona idea farla lì, effettivamente. Il macchinario del TNT. Pof. Ops. No. Cosa è successo? Noi siamo dei vicini assolutamente impeccabili, quindi non faremo mai una cosa del genere. Oddio. E basta. Ti sei alzata la voce, Bertra, mentre parlavi. In che senso mi si alza? Oddio! È arrivato Leo! Buonora! Incredibile. Buongiorno. Ma da quando Leo fa stream? Buongiorno signori e signore. Allora! A noi abbiamo fatto un massacro, Leo. Chi avete ucciso? I villager. Devi smettere di uccidere anima. Ah, okay. Abbiamo ucciso i villager. No, Leo. Cosa? Non so se hai visto la nuova... Anima, mi prego, Ciruzza è ancora vivo? Sì. Ah, okay. Abbiamo ucciso tutti quelli inutili, cioè abbiamo ucciso il cartografo. Ok. E la mappa dell'oceano, meno male che c'era. E l'abbiamo ucciso il cartografo, abbiamo ucciso i due blacksmith avevamo. Inutili. Comunque, ragazzi, ieri, da ieri io ho trovato due map spawner, uno sotto casa di Parrins, uno vicino a noi. Uno di ragni, uno di... Noi abbiamo anche mobs. Abbiamo un altro mob spawner di zombie, Leo, ti ricordo. Ok. E ne ho segnate. Ho segnato tre coordinate di templi del mare. E la Madonna. Yeah. Ammattito. C'è roba da fare volendo. Ok. Mi mandate la stream squad prima che inizio la live, così poi sono già pronto. Stream squad. Faccia chi vuole. Faccio io. Siamo già in squad, Leo. Sì, infatti. Panic, dove sei? Sono di fianco a te, qua. Brutto. Allora. Mi sembra un po' esagerato con la spada.
Io t'ho picchiato col pugno. Ma e non c'ho manco le dita. È terribile questa cosa. Beh, bisogna farsi una ragione. Il Bertra ti ha invitato a fare sto... Vai Bertra, prendi il ferro così fai i livelli. Raccogli. Oh sì. Allora, Leo, ti devo raccontare del progetto che ho in mente. Prendi il ferro. Il progetto che hai in mente. Allora, il progetto che ho in mente è il seguente. Vogliamo ce l'hai in mente grandi... questo progetto? Sì, e adesso ve lo espongo, quindi ci sarà anche nella vostra. No. Voglio fare i grandi... Aspetta, aspetta, scusa, che avvio, perché mi mancano 2 minuti e inizio la live, però vabbè, dillo, poi lo ripresenterò io a sto punto. Ok, il grande cantiere Benetton, che sarà praticamente una grandissima cava dove noi faremo esplodere tutto con le TNT e scaveremo, così avremo un sacco di materiali. Ok. E basta, fine. È e basta, qua. Questo è quanto. Questo però è sarà bello perché sarà un altro mostro di quelli dove si rompe qualsiasi cosa. Un eco mostro orribile. Un altro eco mostro. Tra parentesi, l'altro giorno ero lì che guardavo la mappa, che abbiamo lì inizio casa, faccio Madonna che bello, guarda che bello come abbiamo fatto tutte le cacche. Cazzo è sto blocco qua di lato tutto blu e rosso? Ah, è il secondo chunk di Bertra. Ah, eccolo lì. Ti è piaciuto? Bello. Guarda, cos'è il secondo chunk di Bertra? È il secondo chunk di Bertra. Non è ancora ultimato. Io conto di rendere questa mappa veramente un colabrodo. Voi non avete capito. Molto bene. Aspetta, Bertra, però. Allora, ragazzi, decidiamo tutti insieme. Dica. Dove facciamo i grandi scavi? Che saranno diversi chunk, non sarà un chunk solo dentro. Sì, sì, no, sarà un foro. Una bella, una gran bella mappa. Lo farei al di là del fiume, magari. Ah, allora, un centimetro dal fiume. Allora, intanto prendo i materiali per fare il macchinario mostruoso, ok? Ok, ok. Oh, efficienza 4 sul piccone me lo metto, sì, e beh. E fortuna me lo metto? Ne abbiamo solo 2 di fortuna, oh. Che palle. Sopra casa dei mates, casa di Nova, ok, ottimo. Vediamo quale sarà la più votata. Costa 9. L'ascia. Adesso mi manca la spada e sono a posto. Ma tu hai tutto di nederite. Ma sì, e la spada senza enchant. Anche io ho la spada. Ah no, io ho unbreaking sulla spada. Va bene. Ho unbreaking sulla spada. Mi sto concentrando, ragazzi. Pistone. Concentrati fortissimo. Ok. Mondaggio. Facciamo sopra casa di Mezzo, sopra casa di Nova. No. Secondo me possiamo. Vicino dove c'è lo spawner, più o meno. Da quelle parti, che è una zona chill ma vicina. No? No, vicino allo spawner, no. Cioè, se la gente va lì, poi arriva quello dove vogliono far casa e c'è il chunk distrutto. Ma chi è che vuole fare causa sopra lo spawner? Scusami. Non lo so, ma cioè, lì va fatta la città, Bertra. Lo spawner dei mob, non lo spawn. Ah, spawner. Ok, no, pensavo lo spawner iniziale. Ma no, lì okay. Ci credo che lì non si fa, è pazzo. Pazzo. Ti sentivo tutto felice, tutto andante, tutto moderato, folle greccio. Fortissimo, allegro ma non troppo. Arrivo, allora. Inizio la live, ci sono. Chi prego. Allora, ah, delle leve. Il mio ecomostro com'è bello. Madonna, che fieri. Orgoglioso. Il mio chunk è veramente bellissimo. Vado un po' avanti, già che mentre vi aspetto. No, beh, tra me ci sono. Ah, e io stavo continuando l'ecomostro. Ok. Dimmi niente, quali... dobbiamo semplicemente decidere dove farlo. Andiamo un attimo in giro a decidere dove farlo. Va bene, allora. Ciao ecomostro, torno dopo e ti completo. Cioè tu mi completi in realtà. È una cosa romantica da dire all'ecomostro. Bertra, dove sei? All'ecomostro numero 15. Arrivo sotto. Arrivo alla stazione iniziale della metro. Allora, vogliamo farlo qua vicino allo spawner di Creeper oppure da qualche altra parte? No, secondo me vicino allo spawner non è affatto male come piano. Dobbiamo fare... dovevamo delimitare una zona gigante però, eh. Ci servono... un botto di fence. Le fence... vabbè, intanto vi faccio vedere come funziona il macchinario, va bene? Vai, faccelo vedere. Aspetta che arrivo anch'io, Dove sei? Dove ti trovo? Adesso signor Fieri, signor Bretra, dimmi, ci siamo? È arrivato il signor Beonardo. Siamo quasi operativi e dovremmo essere il ferro. Scava il ferro, sì, ne abbiamo perché non l'hai tirato su?
lo so, me l'ha preso troppo. Altro ferro, lo prendo tra io. Parentesi, sì, ho scoperto che ci sono state, ci sono anche delle, così c'è, mal, così c'è quando non sei felice di qualcosa, malcontenti sì. All'interno del gruppo di Nova, che il signor Zampi mi ha detto, ascolta, ma se un giorno che non c'è Nova e Afk, facciamo noi la farm di rotaie e vaffanculo. Oh! Ai ai ai. Quindi, aspetta, quindi è proprio solo Nova che non vuole le rotaie. Ma qui c'è del malcontento generale. Malcontento. Possiamo sfruttarlo per le nostre elezioni, ragazzi. Ottimo. Sappiamo già cosa fare. Tieni Bertra. Tirami tutto il tuo ferro. Il ferro. Ah. Ok. Leo, appena ci sei, ti faccio vedere il duplicatore. La macchina TNT. Terribile. È la gru, volevo dire, la gru. La gru non duplica niente, ragazzi, eh. No, no, no. La è un gru. Sofisticato sistema di leve speppi. A volte non funziona nei server. Beh, vediamo se funziona o no. Se non funziona... No, non ho le impalcature. Vabbè, poco male. Ma lei è veramente un incompetente, vabbè. Signor. Altro ferro. Vorrei farmi il piccozzo in nederite. Cioè, prima dovrei incantarlo tutto, però... Allora, vediamo se riesco. Dove sei? Dove sei? Dimmi dove sei che vengo a vederti. Dove siete? Dove siete? Cosa state facendo che vengo a vedervi? Siamo allo spawner dei Mord. Sono dietro allo spawner. Non ho niente dove sia da voi. Vabbè, Leo, ma è lo cosa vuol dire? Non hai mai visto lo spawner di Creeper? Ah, dei Creeper! Okay, ma ancora? No, di cosa stai parlando, Leo? Da mezz'ora stai parlando. Lo spawner è quello che dicevo io di ragni e cose. È quello che li autogenera al blocchetto. Ma sei... No, non no. Io quello intendevo per spawner, quindi non sapevo dove era. Niente. Dove sei, Panic? Non ti vedo. Allo spawner. Sono 8.50, 7.70. 8.50, 7.70. Non ho una TNT, qualcuno prende una TNT. Leo, vabbè. Prendi una Leo, TNT. Prendo io che c'ho tutta la polvere da sparare nella... Bravo. Chest. Nel sesso. Sei ancora 8.70, 5.50? Sono ancora lì, sì. Arrivo. Ah, Bertra, poi ci sono alcuni lavori da fare sull'autostrada. Cosa è successo? Tappare i buchi che hai fatto che erano troppo, però... Non li ho fatti io i buchi. No, cioè inteso tipo la galleria che andavi troppo. Come troppo? Sì. Troppo dove? Troppo, cioè quando si risale c'è tipo un pezzo di galleria sotto che è inutilizzato. Dopo mi dai una mano magari a tapparlo e a dargli... Tu sei proprio veloce come roba, eh. C'ho il gatto che mi sta mordendo. Dio boh. Dormi, Leo! Ne basta una di TNT? Sì, ma se ne prendi un po' di più è meglio. Sì, devo craftarle. Ne basta una, ma cioè in realtà sono tante, eh. Ok, vediamo un po'. E le impalcature, Leo, se riesci prendi anche quelle. Se no, amen. Ok. Mamma mia, povero Leo schiavizzato. Sabbia, se no devo andare a prenderla. Ah, mi sa di no. Non abbiamo sabbia. Quante ne serve di sabbia? Perché ti serve la sabbia? Ah no, c'è, per la TNT. La TNT. Ah, sì. C'è. Allora, tac. Ma... Ok, io sono pronto qua. Ma cos'è quell'incubo? Voglio venire a vederlo bene, scusa. Sto aspettando, appena c'ho la TNT ti faccio vedere. Arriviamo con la TNT. Sti Benetton non hanno quasi nulla. E purtroppo stiamo... Cioè, pensa a quanto hanno gli altri. Noi siamo i più ricchi, comunque. Sì, noi siamo... Cazzo, siamo i Gucci, siamo i bro. Boing. Ok, Leo, hai capito le coordinate? Sì, siamo... sto arrivendo. Stai insultando il mio 700, Boing, Leo? 77, sì, va bene. Tanto va bene. Ci vedi. Arrivo. Tutte dire cosa state facendo? Cosa state facendo? Adesso vedete, ragazzi. Stiamo facendo la polizia. Finalmente grifiamo casa di Nova. Sì, ragazzi, è tutto calcolato, non vi preoccupate. Presto, Leo, presto! Sto arrivo, sono al mob spawner. Non attendere di così. Sono al mob spawner, adesso sto andando dritto per dritto. Ho trovato la cosa. Leo, vieni su con noi. Non serve l'accendino, no, vero? Non rompete nulla, vieni su. Vieni, Leo. Non stai lì sopra, Bertra, che poi succedono casini. Poi, Bertra, succedono incidenti. Passami il TNT.
È un po' scemo, il ragazzo. Ehi! No, è Bertra che vi ha buttato giù! Ma non è vero! No! Vai, posso mettermi. Come si permette, qua, signor Ferik? Che fatica, ragazzi, lavorare con questi. Bravi, adesso potete... Eh no! Vabbè. Allora, ho vinto. Non state qua sotto. Poteva andarti molto peggio. Non posso metterti i punteggi. State fermi, osservate. Potrebbe non funzionare, però se funziona... Io ci credo. Se non funziona, perdiamo tutti i blocchi di slime? Ah, non funziona. Come no? Probabilmente funziona nella bedrock o qualcosa del genere. Ma sì, che cazzo è successo? Forse serve, ma... Ma l'hai provato nel server tuo? L'ho provato off stream, va. Non si fa così, così ragazzi l'ho fatto. Come si fa così? Che palle. Va bene, dai. Non funziona così, è storto, l'avete fatto male. Cos'è che abbiamo sbagliato? Sentiamo. Non lo so, ce l'hanno con sta cazzo di rotaia che deve essere messa dritta, ma in realtà va bene uguale, però... Manca il corallo. No, c'era il corallo. C'era il corallo. È scoppiato. Si è rotto adesso perché è scoppiato. Cioè, secondo me non vai, basta. Perché, ok, la rotaia va dritta, perché il corallo si è rotto? Ah. Ragazzi, semplicemente non va e basta. No, ho bloccato le file, l'avrà bloccato. Cosa vi devo dire? Peccato. Ah, non si può fare, basta. E il nostro progetto è fallito prima di nascere. Sì. Oddio, si può fare, però schermo le TNT e non buggate. Te la smonto io, Erika. Vai, prendi i blocchi da giù che te la smonto. Vado a prenderli. Ma sei proprio una troia. La Season 3 che è toccato, sono state le spine. Sa che ce n'era uno di più di blocchi di slime, ne avevo 15. Sì, ne ho io ti ho buttato giù tutto. Ok. La smetti di cadere da solo? Perché ti colpisci da solo? Sì, comunque è a livello di quello, Ci confermano che Nova ha rotto questo tipo di farm, quindi non si possono la fare. La fence deve essere un muretto. Sì, certo. Perché non so la stessa cosa. No, vabbè, comunque non si può fare così e basta. Comunque, ieri ho anche ripiantato un po' di alberi attorno a casa perché era una piana vicino a casa nostra, c'era un albero a giro. Creeper! Ah, la tua farm, praticamente, mi hanno detto che era andato su Zampi l'altro giorno, che è tipo tutta distrutta sopra. Sì, sono stato io. È stato Bertra. Adesso ho 43 pezzi di ferro, li facciamo, gli hopper ed è a posto. Come hai fatto? Hai fatto esplodere tutte le tramozze tutto? È esploso lo fanno i creeper, ha detto ah. Era un po' rischioso, perché anche a me ogni tanto c'era il creeper lì così che mi guardava con sguardo. Bisogna attaccare e andare a indietreggiare tutte le volte. E io pensavo fosse AFK, mi sono messo AFK e sono tornato un attimo e ho detto Non è propriamente hashtag funzionalità tantissimo questa. Ma perché serviva anche per l'exp. Cioè volevo farla anche per avere l'exp, non soltanto la gunpowder. Oltre al fatto che si fa molto prima con looting. Ok, sì, gli alberi sono cresciuti. Comunque dovete sapere che ieri c'è stato un momento molto, molto, oh mio Dio, è la fine. Ero da Franzo a costruirgli la sua fermata che gliel'ho fatta personalizzata. La penzilina. E a un certo punto mi giro verso casa nostra e vedo la foresta in fiamme. Oh Cristo. Arriva alla foresta e c'è Parris che fa, non avevo voglia di buttare giù gli alberi. Ah, Gerta 2. Grazie a Dio era riuscito a circoscrivere il fuoco tutto quanto, che non andava oltre, così. Però lo spavento è stato tanto, lo spavento è stato parecchio. È arrivata anche l'ambulanza per il tuo spavento. Mica ci deve... senti il casino. Senti l'ambulanza. Senti il casino. Vabbè, del resto mica è scuola foresta, fatto bene. Comunque, mi serviva il vostro parere sullo stile delle pensiline che ho fatto. L'ho fatta qua da noi, guarda, andate all'inizio della nostra rotaia. Cioè, l'ho fatta anche da altre parti, in realtà. Sì, l'ho visto, carino. Cioè, in una rotaia è fatto un po' male il pulsante, è scomodissimo, tipo quella di metano. Lo so, è sopra, devo capire. Oh, c'è il pillager qua, eccolo col banner. Dove? Mettiamolo in barca, facciamo il nostro Carlos. Aspetta, c'è una crafting? Aspetta, faccio la barca, arrivo. Pienic, dov'è? Dove sei? Alle rotaie, qua sotto. Ma non vogliamo il Bad Omen? Boh, intanto mettilo in barca. Barca. Okay. Bisogna fargli finire la balestra. Ah, beh. Tanto c'era con Fieric. È enchantata, perforazione.
Mamma mia, penetra lo scudo. Ti penetra tutto. Un panino. Cambia la tua balestra, prendi il panino. Ha finito? No. Deve rompersi proprio la balestra, eh. La madonna. E sperando che non ha indistruttibilità. Chi si mette davanti? Signore, cosa ne pensa? Sono io che sono in netherite volendo. Ma ce l'ho con ripristino. Me. Ah, ha preso tutti e due. Ha preso me con lo scudo. Questo c'ha per forza. Ha fatto collatto, Dio buono. Ah, ospire, io non posso. Ah, tu lo ammazzi. Niente. Ecco perché prendeva danno. È vero. Attaccalo, vai, fortissimo, picchialo. Picchialo. No. Non picchiare, ho spine. Attaccalo. Dai, pillager, fortissimo. Più. Ma stupido, basta. Sì, ce l'ha con Leo. Ce l'ha con me. Il bello è che è tutto storto e spara dietro. Senti, poi metto così. Oh. Perché ha colpito te? Perché sono io che ti ho tirato una freccia negli occhi. No, rischio di ammazzarlo così. Magari toglitela l'armatura. Dice che mi dicono dalla chat che sono 380 utilizzi la balestra. Che palle. Se non ha indistruttibilità. Ma se lo uccidessimo ci facessimo un bel ride di pomeridiano di divertimento? No, non mi sembra il caso. Come no? Dovremmo tenercelo poi quando... Oddio, possiamo anche farlo, però non ci dà nulla di che. Cioè, i totem, ma tanto moriranno di continuo uguale. Cioè, morite di continuo uguale, quindi... Io sono morto una sola volta andando da Stepney Suri qua sotto. E anche da Jumpy. Vabbè, ma Jumpy era lore. Io muoio esclusivamente per caduta, perché mi tolgono le cose da sotto. O perché mi ammazza Fieric con la TNT. Quando eri nel Chunky ti ho tolto l'acqua da sopra, era proprio bello. È simpaticissimo. Vederti loggare e dire, oh, ma non c'è la mia acqua. C'è qualche blocco a cui lui spara ma le frecce non passano attraverso, non so, tipo ragnatele? Boh, me lo chiedi, non so. Pippi cosa succede in chat? Un attimo che devo assopire i bambini qua. Assopire? Sì. No, sì, basta, abbiamo detto che devi smettere a fare queste cose. E lui si diverte un sacco col cloroformio nelle scuole medie. Elementare, quello che è. Elementari, Watson. Portate il raid da Nova? Non c'è del fine del server. C'è solo Gianco. L'hai vista quella di Gianco? Quella giapponesa? Sì. No, quella è di Franzo. Ah, no, è Franzo. Qual è casa Gianco di Gianco? Ah, è il coso del portale volante. Sì, è quella in cielo. L'ho vista, molto bella. Così che nessuno va a rompergli le balle. Allora, l'altro giorno gli ho detto, tranquillo, la ferrovia arriverà anche qua sopra con un ponte bruttissimo in cobblestone. E mi ha detto, grazie. Allora è felice, sì, facciamoglielo. Comunque, quanti utilizzi avrà fatto? Almeno 10, secondo me. Sì, Fieric sta sopendo un sacco la sua chat, però non ha ancora deciso che cazzo fare della sua vita. Dovremmo... Dai! Muoviti, quanto me l'hai consumata l'armatura? Neanche troppo. È babbiato, Ma poi dovrò farla la spa. Eccoci. Usate la neve. Non ce l'abbiamo. Ah, neve con 7 strati e si bugga, non si spara. Cioè, spara ma si blocca. Intende la coca. Ah... Fieric, hai sopito? Ho l'ascensore. Sì, ho un'idea. Sopito. Dov'è la volpe incastrata? Qua. Dov'è? Qua. Se vieni dove sono io te la faccio vedere. È lì dentro. Adesso se n'è andata, comunque qua dentro. Stupido coso. Perché c'è un buco qua? Non lo so, onestamente. Spettacolo. Au! Ma perché quelli passano e altri no? Au! Ma hai finito di fare danni? Au! Andiamo. Ma quelli passano altri no. Panic, dove sta andando lei? Sto andando su. A fare? Sto andando a dare le sacche di inchiostro. Tra parentesi, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il ferro. Perché con il ferro... Io ho 42 pezzi e sopra ce ne sono... Aspetta, okay. Falli tirare fuori a me dalla fornacia. Così mi faccio i livellozzi. Per fare le traminchie. Per fare le tramogge, per fare gli iron golem e dunque la farm di slime. Questa sarebbe la mia idea. Perché gli iron golem per la farm di slime? Autokill. Per attirare gli slime. Attirano gli slime, il golem? Cioè, gli slime vanno ad attaccare il golem. Il golem sta tipo burrato nel muro. Sta sburrato nel muro?
gli slime spawnano, vanno verso il golem perché lo vedono e vengono poi macellati, sì. No, non, ah. Sì, vengono cascano giù e niente. Quindi, quindi possiamo fare c'è la prova che li si spawnano effettivamente, giusto? Sì, sì, ma io ho preso 15 blocchi di slime a forza. Non li avevo ancora visti io. Aia, aia. Pochi, gatto però, di merda. Se facciamo modo. Aia, sto venendo. Fieric, tieni il ferro, vieni qua. A me spara anche se non dovrebbe sparare. Ok. Ferro ce l'abbiamo. Burast fornacia. Allora, io direi a questo punto di sì. Fare intanto andare a risolvere il problema con perché si bugga tutto qua. Quale problema? Non c'è nessun problema. Sì, dobbiamo andare a mettere gli hopper intanto. Eh sì, dell'altra metro posto. Andiamo. Io sto andando allora. Ho un botto di legno per fare le chest. Cioè un botto no, un po' di legno per fare le chest. Ok. Adesso bisogna vedere come farlo giusto. Allora, intanto posso fare anche così. Au. Che bello tanto il mio chunk. Roba che non mi serve. È stato un po' riutilizzato, ma è sempre bello. Quanti ne avrà fatti? Di cosa? Di spari. Ah, tu sei ancora lì che giri in tondo? Sì. Ah, va bene. Giusto. Bravo Leo, così si fa. Tutto nella norma, farà. Vieni, signor Panic, io sto andando allo spawner. Arrivo subito. Prendo un altro po' di ferro. Possiamo andare. Wow. Gatto, allora. Allora. Stia buono. Stia buono, signor gatto. Se no sarò costretto a uccidere la sua intera genealogia. Aiaiaiaia. Madonna, è pazzo! Gatto, ma sei forse pazzo? Sì. Mi stai mettendo in imbarazzo. Poi basta. Facendo battute sul tuo cazzo così, senza pudor. Leo, il gatto non fa battute sul cazzo, però. Come no, sì. No, no, non lo fa. Quando non ci sei tu. Cioè, in realtà stamattina mentre mi stavo preparando a fare la doccia, il gatto ha deciso che un gioco stupendo era il mio cazzo e mi ha tipo attaccato selvaggiamente. Bertra, non devi fare queste cose con gli animaletti, eh. Ma non le faccio io, è l'animaletto che ha detto ah, arpiono e mi ha graffiato il pipi. E tu hai fatto oh oh, non devi. No, non ho fatto così, ho fatto ah, porco di. Ok, ok, ci siamo. Signor Fieric. Ti saluta Scad. Chi? Fieric. Ci siete? Fieric, devi portare la lana. E niente. Ma non capisco se sono mutato o no. Dai, adesso ci... no, non ce l'ho. Ora la ti lana. Sento. Bisogna prenderla. Intanto questo è stato ricostruito male. Come siamo? Qua siamo le slab. Come siamo fiscali, toh. Ok, c'era stato un bug in Twitch Italia, ragazzi. Sì, sì. Scad non aveva il mod da me. Ed è strana questa cosa. Scad ha il mod in tutta Twitch Italia e non può essere che non ce l'abbia su un canale. Incredibile. Cioè, se, boh, è stato... Ok. Allora, fino a qua ci siamo. Ma che cazzo? E questo è un bel problema. Non è attivo però. Cioè l'ho spento. Sì. Ma mi prende lo stesso. Ho capito, però tu rompi. Qua è abbastanza rischioso. Allora, ma io vorrei capire. Ma perché l'hai detto? Hai messo delle slab? Non lo so. L'hai detto dove? Ma hai cercato di tapparlo così? Ho cercato di tapparlo, assolutamente sì. Ho fatto ciò che potevo. Dopo Bertra, 5, puoi venire un attimo qua dal pillager? Dal pillaggio. Devo vedere il mio complicato meccanismo di leve specchi. Dopo arrivo, Leo. Prima devo cercare. Hai ancora pochi utilizzi, probabilmente siamo a metà della balestra. Ma io sono qua che fixo cose, signor Leo Brugnardo. Oh, guarda che bello, guarda che bello, guarda la funzionalità della cosa. Ma come cosa hai combinato? Come hai messo stopper? Ma che cazzo ne so, ma che cazzo ne so? Sto sparando! Sparo fortissimo! Grazie, Marco. Un giorno triste. È perché abbiamo macellato... Abbiamo macellato tutto. Grazie mille per il 20° mese, ma è un botto di tempo, quasi 2 anni. Su. Sus.
Leos. Sei un po' su. Leo sta palestra? Ah no, lei è ancora là. Sto facendo finire la palestra. Quanti ne aveva? 380? A me hanno detto 380. Okay. Allora, Bertra, devi darmi la mano che se cascano i creeper devi ammazzarli subito. Sei pronto col colpo in canna. Ok, sto pronto. Tieni l'arco teso. Tengo... No, questo è un hopper. No, ok, ora il colpo teso. Niente, abbiamo fatto. È perché su comunque spento. In un... Vedo degli occhi del ragno. E basta, vabbè. La maggior parte. Direi che ho fatto. Serve la lana, Al. Serve la lana, adesso, esatto. Vado a prendere la lana, Al. Bertra, passa dalla stazione, poi. No, è lontana. Ma no, la cosa, la pensilina nostra, dove c'è il pillager. Ma è lontana, io devo andare soltanto al chunk per la lana, là. Dai, sei una persona cattiva. Va bene, vengo a vederlo solo perché mi hai detto questo. Va bene. Che antipatico. Cosa facciamo? Lo teniamo o lo diamo a Poldo che gli è morto Carlos a lui? Beh, potremmo venderlo sotto... A caro prezzo. Potremmo venderlo in cambio di, del caldo sesso. Andiamo a vedere. Che te. Qual è il tuo? Guarda che bella. Guarda, guarda quanta ne ha nella... Cosa hai rotto? Hai sbagliato il giro, però va bene. Vabbè. Anche stando solo nel Minecraft si bugga con la cosa. Madonna, viene da sboccare fortissimo. Ma non è vero. Ma un botto. Guarda, guarda quante le ha lanciate nel muretto. Au! Bertra, scusami, ma tu non è che hai messo gli hopper un blocco più in basso di quel che dovevano essere? Non ho idea. Io non ho messo gli hopper. I ragni muoiono sempre. I creeper no, dovrebbero sopravvivere. No, anche i ragni a volte sopravvivevano, eh. Oh, a me sono sempre morti. Sto cercando di capire. Immagina non saper fare un... Quanto gli dura ancora sta palestra? Cioè, allora, Bertra, quando ti è esploso il creeper, tu erano andati tutti gli hopper? Si erano rotti tutti? Non lo so, penso di sì, in realtà. Perché tu, secondo me, li hai piazzati un blocco più in basso, ma non riesco a capirlo se sono un blocco più in basso oppure no. E adesso? Tutti, eh? Che ne sai tu, Leo? Perché quando ero tornato ce n'erano tipo 2-3 che erano ancora là, gli hopper. Quindi non so se sono stati ripiazzati a cazzo di cane. Beh, non è del tutto implausibile come... Non lo come... so, non lo so, non riesco a capire come... come cosa è cambiato. Qualcosa è andato sicuro qua. Qualcosa che è andato sicuro. Secondo me sono un blocco più in basso, non capisco. Anche la chest si è rotta, l'hai piazzata anche quella? Sì, anche la chest si è rotta. Allora hai messo tutto uno più in basso, sicuro. Bella, fra. Spettacolare. Come cazzo si fanno i tappetini lì? Ah, ma sono un mentecatto. Boh, è ancora fattibile così, altrimenti. Sbagliato. I ragni muoiono. Bisogna vedere dopo con i creeper. Vabbè, vediamo. Ah, sto arrivando. Servono 9 tappetini, giusto? Sì. Sono un fashionista, okay. Io. Potrei averli messi un livello più in basso del dovuto, comunque. Io in realtà potrebbe andare bene anche le slab senza i tappeti, sai? No, adesso mettiamo i tappeti perché li ho fatti. Adesso sto salendo a rompere il cazzo. Però con gli slab... sai che con gli slab è meno probabile che esplodano i creeper? Perché? Perché sono un po' più alti dei... adesso ti faccio vedere appena sei qua. E dici che non sono ti, un po' più alti dei tappeti. Non si accorgono di te? Se è più difficile che si accorgano perché c'è meno spazio per vederti. In teoria è così. Un po'. Ah! Okay. Ah, ok, diventa minuscolo lo spazio. Lo stai riaccendendo? Sto cercando... Qua si è sminchiato anche il clock, quindi... Ma come si è sminchiato il clock? Sì. Lì non l'ho toccato, non però. Una leva. La posso fare. Ehi! Hey. E ora come cazzo scendo? Ecco. Ciao, guardami! Ciao! Ciao!
Sono arrivato. Così. Allora, prima aggiustiamo questa cosa qua. E io lì non... Lì non ho toccato niente. Come cazzo ha fatto a rompersi? Siete dei creeper? Sì. Sì, siamo sopra al meccanismo. Ok, in teoria adesso va. Ok. Al meccanismo. Meccanismo e libertà. Va bene, vediamo sopra. Fatto con la balestra, ne avevamo fatti fare un 100 utilizzi. Ok, sopra va. Allora, in teoria è tutto a posto. Ok. Faccio da una botta? Di darne due. Tic 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 tic. Qui. Che vuol dire tic 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 tic? No! Troppo. Aspetta. Adesso ci penso io qua. Cos'è successo? Niente, fatto semplice. Aspetta che perda il segnale. Fatti troppo vicini, semplicemente. Ah, mi detto tic 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 tic. Ho fatto tic 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 tic. Guarda, ti faccio vedere come fare. Mamma mia. Stiamo arrivando. Ecco fatto. Ah. Così. Andiamo giù. Vieni, ti faccio vedere. Adesso. Qua ci ho messo le slab, come puoi vedere. È più difficile che a questa altezza loro ti notino. Capito? Ma ti notano comunque. What? Però è più difficile che ti noti. Tutto qua. Vabbè, esplodono ma meno. I tappeti che ho fatto con tanta fatica, mo li metto qua sotto. Va bene. Quindi l'unica cosa. Allora, in teoria adesso dovrebbero andare. Che bello di tappeto. Perché ha cambiato colore? Leo! Cos'è? No, ma che cazzo succede? Avevo tre tappeti gialli nell'inventario e sono spariti. Ok. Nella tramozza forse da qualche parte? No. No, sono tornati nell'inventario. Ma che cazzo. Ok. Server buggato. Cos'è questa roba qua? Non lo so, erano tappeti. Sono tappeti. Ma glielo fare, Bertra di tappeto piace? Bertra di bello di tappeto? Molto di bello tappeto. Gatto, perché sei dietro dovete, il monitor? Dovete fare avanti e indietro, non ci sono i creeper per non farli triggerare, capito? Ce ne sono un botto. Ok. Guarda, si levati, sposti. Levati, li ammazzo. Eccola, ho ammazzato il panic. Allora se cadeva sì, era morte sicura, eh. Gli ho detto spostati. Non sei fidato. Secondo me lo fai esplodere di nuovo. Farebbe molto ridere, te lo concedo. Non ti darei più l'accesso. Non potresti più salire. Se vai esplodere di nuovo, finì. Ultima chance. Vabbè, allora. Adesso so ripararlo, più o meno. Allora. Diamo. Cosa facciamo? Facciamo un bel progetto. Prendiamo il ferro. Facciamo sta farm di slime. Andiamo farm di slime. E io mi faccio un attimo un paio di livelli, così magari. Dica, Leo. Volevo farvi vedere anche la pensilina che ho fatto a pranzo. Ah, allora arrivo, dai. Se vuoi farci vedere la pensilina. Che di belle pensiline. Di bella? Però mi devi fare un minecart, Leo, se vuoi che io veda la tua prensilina. Ci sono. Quale ferro? Ce ne sono a casa, mi pare, Minecraft. Aspettate che sto prendendo... Gli squiddi? Sì. Qui facciamo gli smeraldi. Ah, ma gatto di merda, ma che cazzo fai? La farm di squid era complicatissima una volta, chissà se è migliorata. Non è da fare con le alghe, qualcosa del genere, non mi ricordo. Non mi ricordo. Esiste la farm di squid? Sì. Beh, che certo. Storie? Pare che la fai con le aghe, qualcosa del genere, loro vengono portati in su, muoiono di felicità. E poi muoiono di felicità, cazzo. Sì. Cazzo, non vedevo l'ora! Oh mio Dio, che spavento la farm di Fievik. Allora, andiamo a prendere il carrello per Bertra. Il Bert carrello. Il Bert carrello in chat. Tu, Fievik, ce l'hai il tuo carrello? No. Aspetta che tanto salgo anch'io, Leo, che devo... Abbiamo tre. Devo mettere fortuna sul piccione. Aspetta che ti mostro... Che ti prende il piccione, con fortuna. È arrivato Franzoz. Franzoz. Dopo andiamo a un monumento del mare, io voglio farlo. Volendo si può fare, tanto le coordinate ce le abbiamo. Abbiamo anche la mappa, volendo, magari ce lo dà più vicino. Ce lo dà tutto vicino? Ce lo dà, oh sì, dammelo vicino. Mamma mia, quando me lo dà vicino. Io dovevo fare anche... farmi l'accetta in efficienza 5. No, non posso rinominare il piccone. È meglio l'accetta o la pala in efficienza 5? La pala.
ti direi. La pala? La pala funziona di più. Ma tra 5 e 4 non cambia nulla per la pala. Ma almeno un po' di utilizzi. La pala già sei praticamente in... Eh sì, la pala è già così. E allora fai il cazzo che vuoi. Sto sborrando, sto sborrando! Sborro fortissimo! Grazie mille, che babbaro per l'anno! Un applauso per l'anno! E dove siete voi? Casa. Dov'è il cavello, Leo? Nella nostra cazzo di casa. Nella nostra casa di merda. Ma è bellissima la nostra casa, come ti permetti? Sarà... Scazzi. Devo prendere anche un accendino, che fa sempre comodo. La mappa. Sesso. Sesso adesso. Leo, dai, vengo a vedere la tua prensilina se mi ci porti. Ok, ci sono. Ho i card per tutti quanti. Va bene, vengo alla fermata. Io sto suonando. Arrivo subito. Andiamo alla fermata. Sì, c'è ancora il villager poi. Ah, è ancora lì che tira frecce? Sì, sì, è ancora lì felice. Ah, poi smetterà. Ma aveva consigliato di metterci dentro un villager nel kart, così almeno lo continuava a cercare di colpire. Sì, con perforazione 4 l'ammazzava. Ma perché io nel kart non lo colpisce? Sì, vai, spartra. Il mio kart dov'è? Dov'è che mi devo fermare? Alla prima pensilina, che così la vedi, è quella che ha fatto Tano. E poi vai avanti quanto vuoi. Ok. Che fatica. E via. Abbiamo poche cose combinate, allora, bisogna rifare la cosa per la stazione. Perché c'era appunto l'errore che ti dicevo, Pieri. Bisogna studiarsi un meccanismo fatto bene. Ah, qua è... Ah, cioè devo scendere alla prima pensilina sì, e cambiare. Alla stazione bisogna scendere perché non... No, dammi subito. Qua ti spiego, Pieri, come che era fatto prima. Cioè, il problema è... il problema è che tu, se arrivavi da qua, potevi solo andare a sinistra, non potevi andare a destra. E se arrivavi da questa parte qua, non potevi entrare nella stazione, andavi solo dritto. E attualmente siamo ridotti allo stesso identico modo. Sì, sì, lo so. Adesso avevo distrutto per un attimo per cercare di fare un meccanismo, però è abbastanza complicato, molto più di quanto pensassi. Quella è casa di Tano. Tu ce l'hai la prossima pensilina? Sì, ce l'ho. Ok. Da capire come fare il... Carina. Questa qua è la pensilina di Tano. Più avanti c'è quelli... Ah, di modificate ho fatto quella di Tyr. Aspettate. No, il mio carrello. Ciao. Anche il mio se n'è andato. Ah, volevo fermarlo. Quanti? Ok, il mio è ritornato, Bertra. C'è anche il tuo. Ecco fatto. Il tuo è qua. Ho visto, grazie. Ah. Ciao. Ah, ti sei scambiato il carrello? Sì, abbiamo fatto una roba un po' così. La stazione dei mates, pensavo di farla sotto... Ah, qua Fieric bisogna decidere dove fare quella per Aymerin. È vero. Ok, vabbè, perché per Aymerin... con lei. Yeah, esatto. C'ha delle canne di bambù allucinanti. Quella dei mates, voglio farla sottoterra lì, quando passa sotto, che c'è una fermatina, sì. Li faccio lì la stazione, viene sopra, così hanno il buco per scendere e hanno la stazione della metro loro. Vabbè. Se li meritano. Ma infatti non ho capito. Finora non gliel'ho fatta per questo motivo. Ah, hai fatto bene a non fargliela. Ciao. E se mezzi di merito, che cazzo. Poi adesso c'è la stazione a mare. La prima stazione piccolina, cioè la pensilina a mare, la stazione deve ancora... Sì. Poi ti chiedi chi è che griffa le cose, Bertra. Guarda qui, questa qua è quella a mare con la discesa, se serve. Per andare a mare. A mare. Molto bellina. Qui c'è lo scorcio. Quella di Tearless, ho saputo che Tearless non gli piaceva molto la ferrovia perché rovinava la montagna. Ti ho detto, con tutto. Dov'è casa di Tyr? Così, avanti qua all'angolo. Ok. E quindi l'ho fatta un po' nascosta, modificando alcune cose, che andasse a avere sembianze simili naturali. Mettiamola così. C'è una volpe che sta osservando un lama. Io l'ammazzo. No. Scusa, ma sbaglio o ti è arrivato dopo che avevano già fatto... Sì. È arrivato dopo, sì. Allora come si permette di lamentarsi? Vabbè, ma noi bene siamo. Ah, ma questa magnani. È casa di... Sì. Cosa cazzo è? C'è un Enderman in una barca. Ah, sono incazzato. La barca di tiro.
avanti rifatto la pensione di Poldo, quella di Totta e poi c'è quella di pranzo personalizzata a stile Giappone. Adesso vediamo cosa hai combinato. Pierico, dove sei? Dietro. Ah, dietro, ok. Fermato. Non iniziare, Bertra. Passo già la voglia. Qua bisogna cercare... Ah, a parte che qua giù pensavo di fare preferita. Magari qualche ponte per passare da parte a parte o sottopassaggio, perché c'è la gente che rompe gli steccati per passare e poi non li rimette a posto. Ah, sì. Qui esploso un creeper, qui esploso un creeper. Dove è esploso un creeper? Oh, a sinistra e a destra. Oh. Già. Bellissimo. Bisognerà dare un utilizzo a questa mega cosa lunga. Testo, mega rettilineo. Oddio, che è successo? Sì, ah, ragazzo, anche... ragazzo. Ok, vabbè. Tanto per cambiare. Pensili in Apoldo. Molto abbastanza chill. Basica chill. Ma poi quella c'è... roba alla volante di chi è? È di Gianco, perché così ci arriva solo col suo tridente e nessuno può andare a casa sua. Molto, molto, giusto. Molto furbo. Molto bello, giusto. Devo dire. Ha fatto bene. Ok, qui sotto c'è, si andava da Bertra. C'è qua dove hai fatto tu la tua cosa. Ecco, qua Bertra, io sono risalito, ma la galleria continua sotto, per capirci. Ma perché sei risalito? Per fare la stazione Totta. Ma io mi c'ero sbattuto per fare... fa la stessa cosa anche dall'altra poi. Cioè, se tu vieni sotto, guarda. Faccio vedere. Non mi dire ste cose. Cioè, nessuno mi ha più detto niente, io sono andato avanti. Cioè, vedi? Qui fa così adesso. Ok. Questo qua poi vabbè, qui è anche stessa cosa poi da Franzo, che tra parentesi per Franzo risale subito dopo, però ho detto per nasconderlo, per nasconderlo un po'. Ah, sono incastrato. Perché hai fatto i muretti di andesite? Perché non gli piaceva lui la il coso, quindi per fare stile giapponese ho cambiato un po' il tutto. I giapponesi vanno con l'andesite? Sì. Ah, i giapponesite. Questa qua è quella in stile giapponese. Giapponesite. Bello. Carina. Guarda le lanterne che belle che sono. Ma infatti sono molto fiche. Molto bello. No, no, Fieric, non quelle. Quelle sopra la stazione. Ah, wow. E poi qua ritorni molto, sotto. Molto di carine. E poi da lì adesso bisogna andare avanti. Vero. Perfetto. Adesso mancherà le pensiline dei mates, la pensilina di Nova e Jumpy. E non lo so, quella di Parris li lascio assieme a quella di Totta, cioè sono lì. Sì, effettivamente. Sì. Parris, Totta e va bene così. La direi. Parrotta, la nuova ship. Sì. O la Carrins. Minchia, la Carrins. Cavallo. Cosa facciamo adesso? Qual è l'obiettivo prossimo? L'obiettivo prossimo... Finire sta cazzo di ferrovia. C'è la ferrovia da finire, c'è la stazione da finire, c'è da fare i mob spawner. Andare a un tempio marino. Facciamo il tempio marino stasera? Io voglio fare... No, ora. È un sacco che non facciamo esplorazioni. Io voglio tempio marino. Io voglio finire il chunk delle farm, onestamente. Fai, facciamo il tempio marino, poi torniamo alle nostre mansioni più serie. Se no... Il tempio marino cosa ci prendiamo? Le spugne? Il tridente. Ah, io prendo le spugne e i blocchi, inizio a farmare, cioè glielo svuoto completamente. Sì, ti aiuto con quello. C'è il tridente con il tempio marino. Boh, ci sono. Bertra. No, effettivamente non c'è il tridente, cazzo dico. Vabbè, sono magari. I guardiani. Sì, sì, ma siamo i guardiani. Boh, io voglio livellare e gironzolare. E poi dobbiamo farci anche il coso per respirare sott'acqua, volendo. È vero. Abbiamo poi l'acquario. Possiamo fare il conduit. Sì. Per il conduit ci mancano ancora due shell. Tre, mi sa, ne abbiamo cinque. Non avevamo sei. No, abbiamo 7 cose del mare e 5 shell. Le 7 cuori lì. Va bene. Che cazzo sono finito io? E però anche quelli lì non c'entrano. Gesù Cristo. Sì. È morto. Okay. Il cavo attaccato alle cuffie, l'ho staccato. Era in carica. Mamma mia, che streamer pazzo, furioso. Andrei a prendere... Vado a prendermi un muffin, torno subito. Ma tutti quindi niente mega progetto, peccato. Magari poi proviamo una roba alternativa. Si può fare, siamo semplicemente tante TNT. Cioè, semplicemente bisogna pensare che prima ci stavano tutti... Scusa, anziché duplicarli. Vieni un secondo. Portami i materiali. Forse ho trovato un tutorial alternativo. Dove in cazzo? Che senso? Boh, è un duplicatore di TNT, ma un pochino diverso dal tuo, forse.
O forse riproviamo, non lo so, perché mi sembra strano che si possa annullare una roba così. Alla fine è un bug. Lì semplicemente dipende, se si sposta quella cosa lì, il corallo si rompe, vuol dire che non funziona. Il corallo si è rotto. Prima. Si è arrostito. Allora, vediamo. Un blocco di quarzo, due blocchi di slime. Un altro. Okay, una fence. Intanto a me premeva avere una farm di slime in modo tale da poter fare questi blocchi di slime, visto che siamo 9 slime a blocco. Sì, è diverso dal tuo questo... Questo coso, sai? Questo duplicato. Usa il corallo? Sì, però è un po' diverso. Ma cioè, quindi... è diverso da come l'hai costruito tu, quindi devo essere... Ma quindi nel latte con i cereali, il latte va prima o dopo? Cosa cambia? Non lo so, c'è una grande battaglia su questa cosa, ho scoperto. Ma sì, ma vanno... La gente che si annoia e... Vanno prima i cosi, come si chiamano? Prima i cereali, poi il latte, così non fa schizzi. E no, soprattutto puoi mettere molti più cereali. Discussioni inutili, ragazzi. Cioè, sono quelle discussioni di... Fieric! Che è veramente una discussione presa. Fieric, dammi tutti i tuoi blocchi di slime, la tua tutti, TNT. Tutti, due che ne servono. Eh? No, me ne servono di più di due. Vabbè, allora faccio la farm di slime, visto che servono. Aspetta, quanti ne hai? Fammi provare, poi te lo ridò se non va. Dammi. Dove sei? Io sono in casa. Ma... Fammi provare. È diverso da come l'hai montato su tu. Potrebbe funzionare. Pensavo fossi già arrivato in cima. Vabbè. Cosa hai fatto, Leo? È arrivato Fieric in cima, gli ho richiamato l'ascensore e l'ho fatto riscendere. Sei veramente un fan di Memer. Dove sei, Bert? Io sono in casa. Sono in casa anch'io. Ok. 10 blocchi di slime, non perderli. Non te li perdo. La TNT dov'è? Non ce n'è. Tieni, ne ho due. Vai. La sabbia. E il corallo? Il corallo. Non ce l'ho. E dove è finito? È l'unico che avevamo. L'avevo preso dall'acquario. Prima o poi finisco. Come l'hai preso dall'acquario? Eh sì, serviva un corallo. Poi dipende quale. Serve il fan. Il fan, sì, ma dove l'hai buttato, Fieric? Si è rotto prima. Ma si è rotto. Ah, si è proprio distrutto. Con Silk Touch, no, si rompe. No, non mi dire queste cose, io non ho Silk Touch. Sì, ma Bertra, da anni che abbiamo il coso con Silk Touch, non l'hai mai preso, peggio per te. Non mi toccare l'acquario, Bertra. Dai, Leo, mi tiri fuori un corallo. Non ce l'ho Silk Touch, neanche io. Un corallo. Fieric, mi tiri fuori un corallo. Ci sono, capito? Ci sono dei libri. Non c'è... Vai a scambiarlo. Vabbè, ma mi serve... No, ci sono qua. I Silk Touch. Ma dove su cosa lo tiro su? Ma io posso metterlo anche sulla pala, volendo. Metti Silk Touch sulla pala e tirami su un fan. No, sulla pala dicevo l'efficienza. Lo metto su un altro piccone di diamante? Ma sì, mi faccio il piccone secondario di diamante, così. Aspetta che ti mostro piccone secondario col diamante. Tu, piccone secondario con diamante. Scava, piccone secondario con diamante. Chissà se ho il livello per fare l'enchant. Secondo me non è così. Chi lo sa? Non è così scontata. Per fare il livello 13. Tu. Silk Touch. Io ho deciso che faccio la mia farm di slime intanto, visto che a quanto pare serviranno. Costa 4. Vado a farlo. Cosa avete del ferro? Te lo faccio io, Berta, se ti sono 4 livelli abbastanza. Sì, Leo, ferro tieni. Ferro no. Tieni. Tieni, Leo, qua. Ma ci serve le... È di qua l'incudine. Ah, c'è anche di qua? Sì, io lo so che c'è solo qua, scusa. Ah, di qua che è più fresca. Di velluto, picconcino, 4 livelli. Ecco lei. Dove sei? Cosa? Dove sei? Vieni qua. Ah, mi sono perso. Ma non buttarmelo in acqua, ma sei un criminale. Sploff. Qual è il corallo che mi serve? Oddio. Fieric lo sa, non prendere finché non lo sai. Eh no, Fievic.
È il fan, ma non so quale sia. Aspettiamo lui per essere... È questo qua è il fan? Auti. Raga, e questi qui colorati... Quello al lato dei blocchi, sì, è uno di questi. Allora tieni solo uno, Leo, mi dispiace un sacco. Ah, ma di questi qua al muro? Ah, ma questi poi pensavo quelli grossi, proprio. Ah, sto perdendo vita. Bertra soffoca. Bertra soffoca. Fire Coral Fan, ah, eccolo qua. Ok, provo la mia macchina. Provo la grande macchina, Leo. Pensavo voi... fosse di quelli grandi quadrati, era quelli che mi preoccupava. Vuoi assistere al tentativo della grande macchina? Arrivo, arrivo. Aspetta, dormo che così passa anche la... Ah no, sì. Non posso... no, sono da solo a dormire. Ah, fuck. Allora, riapro il tutorial. Ma come... Allora, signor Brugnardo. Scusa, è stata un'azione alla Dream. Sto cercando di capire come farlo. Pistoni ma non ti servono. Ma farlo nel chunk, non farlo qua. Ma come nel mio chunk? C'è il chunk qua vicino, fallo esplodere lì. Nell'acqua non succede niente. Vabbè, andiamo nel coso. Leo, riesci nel a salire tutto? Un secondo e prendere un pistone? Oh no, forse è uno... Fieric, mi sa. Cazzo, Fieric, mi sa uno sticky pistone, oltretutto. Sì, ce li ha pieni quelli. No, è un pistone normale, vabbè, posso farmelo. Se tiene nell'inventario come non ci fosse un domani. Beh, ci credo. Pistone normale è abbastanza giallo. Me ne serve uno solo, okay. Credo. Sì, uno solo di pistone. Mi piace come c'è la mia chat molto preoccupata del fatto che ho mangiato il latte e non il muffin, come avevo detto. Pistone. Redstone, cobblestone, legno, ok. C'è anche il muffin. C'è anche il muffin nel pistone? C'è anche il muffin. Ma sì. Che fine ha fatto la fanart mia tua di Jojo? Perché è sparita? Non lo so, qui la gente ogni tanto prende, toglie, fa... Non si capisce una sega, non si capisce. Hai un pezzetto de ferro tu? No. Un pezzetto de ferro. Siamo poveri. Le ha tutti fieri i pezzetti di ferro, ma no. Ed è pure mutato, scrivi. Ah no, ce l'ho un pezzetto de ferro, non ti preoccupare. Pittone. E oltre al pittone mi serve anche... Cos'altro è che mi serve? Si è verificato un problema. E pubblicità sul video già aperto. No, ma non è... Non mi si è aperto Kurgesagt. Ma perché? Ma porco... Niente, mi si è aperto un video che non doveva. Ok. Mi serve una fence e una powered rail. Un activator rail neanche. Una fence... Questo è sempre il gate, ma io sono stupido a quanto pare. Ce l'abbiamo il binario attivatore. Me lo prendi? È nella cassa bianco a te. È qua. Ah, le rotaie. No, il detector mi serve, non l'activator, perché sono un po' sciocco. Allora. Vabbè, li abbiamo tutti. Vieni, Leo, facciamo la nanna, poi vieni ad assistere alla mia creatura. Se funziona, se non funziona, arrivo. Sti cazzi. Se non funziona, stica. La notte sta passando, ok. Ah, va bene. Vieni, Leo. Andiamo. 360, cambio arma, boom e sparo. Spettacolare. Fammela l'azione alla Dream adesso, coglione. Allora, quindi. Io non dove ho... Dove sei, Bertra? Ti ho perso. Al mio chunk nuovo. Arriva al tuo chunk nuovo. Guardate, guardate, questo qua è... Cos'è successo alla tua voce? Non so, ho di avere un muffin incastrato in una corda vocale. Madonna, ha sofferto un sacco. Sì, sì, c'è stato un... Allora, vediamo. Quindi, che cazzo devo fare? Punto di domanda. Dove sei? Sono nel chunk. Posso tirarti una freccia? No, non farlo. Dai. No, no, niente freccia, grazie. Allora, c'è anche, giusto per sapere, l'hai fatto passando nella vecchia base di Emerald, giusto? Sì. Ok. Allora. E quella chest volante cos'è? Ho lasciato le cose di Fieric, di M. Giusto, così è facile da prendere. No, chi se ne fotte. Ci sta. È bella da vedere. Allora, uno, due, tre, un altro. Voglio scendere anch'io.
Ma Leo, c'è l'entrata della vecchia casa di Eme? C'era il sentiero? Allora, aspetta. Cazzo, no, fermo, lo rifaccio. Ruberei la mola. Ok. Prendo. Così. Poi mi serve così. Poi mi serve. E nelle casse lì cosa c'è? Nelle casse doppie? Sono materiali che ho scavato andando avanti. Ok. Aspetta. Poi mi serve il corallino e lo devo piazzare così. Ci possono servire. Poi. Ma perché il mio è vivo e non è morto? Di cosa? Il corallo? Ah, ok, è morto. Muore quando è fuori dall'acqua? Sì, sì. Ah, è rimasto vivo un attimo. Mi servono. Togli la terra dopo. No, la lascerò la terra. Ok. Cosa che posso servire? Minate, ragazzi. Ghiao, è tornato. Riprovo un'altra macchina, Bertra. Stavo facendo dei lavori. Burettra, prova un'altra macchina. Ok. Ah, ci devo anche mettere un minecart, che ho per fortuna. Tu vai. E poi devo fare... Ok. E la cesta di sotto? Sono molto curioso della cesta di sotto. Quale cesta di sotto? C'è una cest sotto la... Dove... Sotto di te, proprio. Ah, Altri materiali? Sì. Ok. Ok, devo fare... Uno, due. Chiara, raga, sto facendo dei danni, secondo me, notevoli. No, mi serve lo sticky piston, porco due. C'è la Fieric. No, ce n'è anche uno nella cesta, vado a prenderlo. Solo paura. C'era la Fieric, eh? Che palle! Leo, cosa stai combinando? Ah, ho preso fuoco. Niente, rubo materiali. Serviva lo sticky piston. Sticky finger! Ti stavo per dire, beh, allora intanto che finisci questo vado sotto a scavare. Poi mi è venuto in mente che se vuoi fare la cosa di TNT e funziona non c'è bisogno di scavare. Sì, infatti. Anche quello, eh. Sticky piston! Non funzionerò, rido. No, dovrebbe funzionare. Cioè, oddio, se non funziona sti cazzi. Fin dei conti. Sticky piston? Sticky piston. Oh, ho attivato la TNT. Oh, sei serio? Oh. Via. Leo. Boom. Sei... Ok, non sei molto credibile. Ti faccio stile... Cos'è? Stile Rust, quando facevi il suono del C4 fuori casa degli altri con la soundboard. Era molto di bello. Di bello. Avete controllato se è per Java? Sì. Potrebbe essere per la Bedrock? No, ci sarebbe scritto a caratteri cubitali, penso. Ok. Devi mettere... lever! Scusate. Cioè, ogni volta che qualcuno fa questa battuta, parte di me muore, quindi devo farlo anch'io. Perché è sempre meglio morire prima che dopo? Esatto. Se la morte è il finale, perché non vuoi vederlo subito, eh? A me piacciono gli spoiler, infatti. Non ho mai capito. Dai, ragazzi, eccomi. Bene, sono la... è molto diverso quello che ho fatto io. È la stessa identica costruzione. Non è vero, è molto diverso. Sì, sì. E adesso ti proverò che è tutto diverso. Vai. Aspetta. No! Dai, beh, ha funzionato il primo. Sì. È la mia identica costruzione, ma non te ne sei accorto? No, era diverso. Ma Dio buono. No. Macchina del sesso. Poco. Progetti fallimenti. Grazie per i 100 bit, la Erte. Ho reso conto che è la mia stessa identica macchina. Che non è la stessa, non è la stessa. Era leggermente diversa. Certo, hai visto il video di quello che parlava dei polli? Di che non è così. Che vuole uccidere i polli. Non lo so, non ho sentito l'audio del video, mi dispiace. C'era un pollo all'inizio del video? Non lo so. L'hai visto il video? Sta cercando di nasconderlo. Probabilmente c'era un po'. Sta cercando di nascondere che è lo stesso video che ho guardato io. Quella stessa costruzione. Però no, adesso conto. Guardo. No, perché io ho iniziato a metà video. Forse è lo stesso. È possibile, non lo so. E vabbè, è stato un tentativo. È stato molto bello. Ringrazio la gente da caso. Da casa. Scusa, comunque, mi è venuto in mente sul tuo. Probabilmente che avrei cercato lo stesso video.
L'altro giorno c'era un ragazzino che mi scrive: Leo, non riesco a trovare tot anime, sai dove posso cercarlo? La risposta è stata: Google. Ah, grazie, non ci avevo pensato. Beh, tutti ci arrivano, giustamente. Ok, va bene. Giusto, giusto. Mi è stato un po' così. Interrail. Interrail? Mamma mia. Sì, molto. E niente, allora andiamo nel tempio dell'anno, Leo. E Flying is not enabled on this server, va bene? Non essere triste, non essere triste. E mi dispiace, non volevo citare. Sappiamo che la cosa della tua live è oggi una giornata. Perché oggi è una giornata triste nella tua live? Perché abbiamo sgozzato i villager. Ah, la mia si chiama oggi una giornata felice. Ah, ok. L'importante. La mia non me lo ricordo. La tua si chiama. L'importante è sborrare. Mega lag del server. Era stato un lag. Pensavo di aver fatto un funny prank a Merdola spingendolo in una lanterna. Ah, yes. Dove ti lascio il P-Suton? Cioè il slime? Nella redstone. No, la cosa della redstone. Metto anche questo nella redstone. Redstone. Ok, sono molto triste. Avevo pensato di averti fatto un gran bel prank. E invece sei un coglione. Intanto ci calmiamo, di... No, no, cioè... no, così impari. Parins. Madonna, Leo, sai io. Un fine umorista. Andiamo, andiamo, sì, andiamo al monumento. Fieric, vieni al monumento. Facciamo un monumento. Ah, non toccarmi questa, Bertra, questa cesta, non toccarmela che è per le pensiline, sono entri materiali. Va bene. Non toccherò le tue pensiline. Non toccate le pensiline. Non toccherò le pensiline. Ah, cosa ci serve per il tempio del mare? Il latte? Cos'è che com'è che funziona? Già, è vero. No, perché tanto se nel momento in cui lo bevi ti riprendi il... E cosa devi fare per non avere il malus? Niente. Uccidere i boss e poi bere il latte. Quindi un po' di latte ce lo portiamo dietro in ogni caso. Me lo ho preso io per entrambi, Bertra. Ok. L'ho fatto io. Vieni qua, l'ho fatto in camera mia. Oh, sì. Allora, il latte ce l'abbiamo. Ah, per il cibo, Bertra, l'avevo messo qua io il cibo. Giusto per avere un po' più di... Qui, nel barile qua sotto c'è un sacco di cibo. Ah, ok. Allora mi fullo di bistecozze. Ok. Ragazzi, posso prendervi un secondo per un esperimento? Dicono che servono delle porte per l'aria, effettivamente. Vero? Anche. Se abbiamo respirazione 3 come ho io nel... Io non ce l'ho, se qualcuno me lo passa lo metto. Io l'avevo trovato. Merda. Craftati due porte. Tanto ci sono lì già porte fatte. Ma ci sono già, sì, tre porte, eccole qua. Ragazzi, venite un attimo nella montagna che c'è di fianco a casa nostra, la montagnetta qua. Qual è la? Dalla farm. La montagnetta di San Siro. Ah, dalla farm. Dove tu hai terraformato le prime volte, Bertra? Sì, esatto. Sì. Devo fare un test. Secondo me non funziona, ma se funziona... Nella botola? No, aspettate. No. Non penso funzioni roba così, però. Allora, fermi. Bisognerà terraformare anche meglio qua, poi, prima o poi. Che c'è questo proprio blocco di lato. Che cazzo? Non lo so. Aspetta, avete un pezzo di Soul Sand? No. Vado a prenderlo, arrivo. Potrebbe essere divertente. Non so, mi è venuta una cosa... Pensa col fatto che galleggiano queste cose qua. Ok. Però è divertente, Leo, eh. Prima o poi qualcuno dovrà finirla quella stazione. Nah. Sai cos'è che bisognerebbe proprio fare? Fare in modo che quel portale di merda non sia il portale effettivo di sto posto. Ma ha senso farlo lì, è carino, però bisogna farlo bene. Diamo un attimo. Cioè, farlo lì, devo studiarmelo. Per prendere gli altri. A voi piacciono i prank? Un botto, fra. I Frank. I sì, Francotti. Frank. Metti un bel... non so, sei un Frank. Metti un bel cartello per Nova con scritto... Entrata per tutti tranne che per Nova. Così sicuro ci entra. E sicuro ci muore. Morto Bertra. Possiamo venire giù anche noi? No. Adesso arrivo subito. Adesso gli tolgo l'acqua. Quanto è quotato che moriamo? Ragazzi... Ho chiuso Fieric dentro. Oh no. Mi ha scoperto.
Cosa cazzo? Questo... Allora, fermi, immobili. Ah, il teletrasporto? Cos'è? Lo conoscono già tutti, una roba del genere. È il teletrasporto o no? Sì, cioè volevo andare dagli altri, tipo picchiarli e poi tipo uno di voi due tirare la botta. Sì, sì, ho capito. Vediamo se funziona. Ok. È da Gianco Franzo, sono entrambi verso Nova. Sì, sei dalla parte proprio sbagliata. Va, allora, vado un attimo a dare fastidio. Adesso tiro sulla la sbortola. Cioè, appena chiudi la botola si teletrasporta, giusto? Esatto, questa è l'idea. Volendo si può fare. Ma funziona tra dimensioni sta roba qua, chat? No. Tra dimensioni penso anch'io di no. Non penso che ti riporti di qui dal Nether. Ok. Però potremmo usarlo adesso per quando andiamo nel tempio, Bertra. Madonna. Però serve una casa che chiuda la botola. Sì, beh, cioè, e soprattutto dopo un po' despawn. Slime. No, sì. Resta di quanto vuoi. Ah, sì? Spettate. Sì, resta lì quanto vuoi, ribalzosa. Finché il chunk è attivo, però, quella è la cosa. Ah, non lo so. Ma che cazzo è quella Jeju, scusate? Vado a dare fastidio a qualcuno. Però non so dove sono gli altri. Ma sono da Gianco, però Gianco non mi sembra che ci sia. Ma che arma Franzo è la casa giapponese. Ah, è ma la non c'è in casa. Penso di no. Franzo spesso volentieri è o nell'altra o gira. Lol. Come nell'altra? C'ha due case? C'ha due case, sì. Ma? Niente. Non c'è nessuno qui a dare fastidio, ma è il pomeriggio così. Pandora single player. Sì. Pandora sesso player. Pandora la Benetton diventa il pomeriggio. Pandetton. Niente, non c'è nessuno, ragazzi. Dai, fallo a me. Vieni a farmi uno scherzo incredibile. Come faccio a prankarti, Bertra? Sei lì di fianco. Faccio finta di nulla. Giuro. Ho capito, ma vieni. Allontanati, sennò. Eh no, ma voglio vedere anch'io. Vai da Franzo. Sono da. Dov'è Franzo? Sono in una casa giapponese. Bertra, non c'è nessuno. Perché fai esplodere creeper? Non è colpa mia. Tutti. Do fuoco a posto. Tutti. No, non lo metto a posto. Come non lo metti a posto, bastardo? Va bene, non lo metto a posto. Che e Gianco invece dov'è? Gianco è l'isola volante. Sì. Come cazzo? Okay. È un po'. Gianco è un po' un casino arrivare a casa sua. Fai una bella pila di materiale. Molto bella. Questa baracca qua dentro è di totta? Sì. Sì. È così. Oh, da quando è andata a Roma? È la baraccotta. Baractotta. La tottaracca. Non possiamo prankare nessuno. Non c'è nessuno, purtroppo. Non c'è nessuno da prankare. Ora teletrasporto Pieric qui da solo, a prescindere. Esatto. Ti riporto a casa. È il counter prank. Aspetta, non farlo. Voglio vedervelo. Pieric, sei in punizione, non devi uscire di casa. Torna subito qui. No! Torna Pieric, da tua madre. Questo è casa lontano. Niente. Molto di bello, molto di bello. Usiamolo adesso, Bertra, che andiamo nel tempio. Hai due Ender per Pieric o ne prendo una sola? Una qua, però okay. Ce ne sarebbero altre. Allora, se tu adesso volevi fare il tuo coso di slime, giusto? Poteva essere una bella idea, sì. Allora, io e Bertra andiamo in esplorazione nel tempio. Tu fai il coso di slime, quando abbiamo finito ti diciamo, Pieric, clicca button. E ci riporti qua. Ma non io so però... se il chunk resta attivo. Vabbè, boh, sì, sei qua di fianco. È qua nel chunk. Non è che mi serve il ferro, cazzo, non ne ho. Ma te ne ho dati 70 kg. Sì, ho una stack. Quanti golem ci puoi fare con una stack? Di Beh, per cazzo. Tu, Leo, non ce l'hai? No, ferro no. L'ho usato per le rotaie l'altro giorno per andare avanti con la stazione. Ne avevo farmati tipo 300. Tipo 200. Oh, l'ender per beta se ti serve. Sì, grazie. Ho bisogno di curarmi l'arco un secondo. Ma no, non serve. Tra parentesi, qualcuno ha multishot? No, è per la balestra quello. Ah, è vero che la scusa, ogni tanto dimentico dimentico il gioco cui sto giocando. Ma io sono suicidato? Ah no, ok. Ma... Oppla.
Arco nuovo. Un giorno entro con una moda apposta e vedo dove ci spawnano i mostri qua intorno. Ma che enchant posso mettere all'arco? A parte io ho Infinity Unbreaking, basta. Magari potenza. Impatto, potenza. Ne abbiamo qualcuno, così ce lo aggiungo. No. Non abbiamo enchant per i cosi. Posso metterci Sharpness. No, Bertram, ma devi fare... devi collaborare con gli altri. Fai interazione. Chiedi se può... Dai, vai adesso, chiedi. Chiedi che sono online per darti l'enchant. Raga... Acqua Affinity a cosa serve? Ah, è per il cazzo, sì. Per il caschino. Bertra, tu devi chiedere agli altri chi ha potenza, gli altri risponderanno io no, io no, io no, e tu non potrai farti altri villager, quindi non male. No, penso che è così che l'hanno ideato i capi del server, mi sa. Penso di sì. Dopo lo chiediamo a Nova. Chissà se c'è Nova in chat. Gesù. Oh, posso farmi Unbreaking 3 dopo. Chat, provate a taggare Nova a vedere se c'è. Chat, chattate Zova. Andiamo, Leo? Andiamo? Ce l'hai? Sono qua che ti aspetto. Prendi la barca, prendi due barchette. Io ne ho una, vabbè, prendo anche l'altra per te. Ok, ti aspetto qua l'Ender per la TP Sgrebbi. Sgrebib. Prendo un po' di materiali che sono nudo tra i nudisti e ci sono. Ah, mi prendi uno stack di cobblestone anche a me che magari serve. Yes. Ok. Andiamo in missione per conto di Pino. Sembra un'ottima idea. Non c'è Nova. Non c'è Nova nelle chat. O se n'è andato nel momento in cui ho detto taggatelo. Sarebbe molto divertente. C'è snitchato. Allora, Bertra, ho lanciato l'Ender per entrambi. Possiamo andare. Allora, Leo. Dunque. Guarda, facciamo uno scambio equo. A te do questo. Questo. Siamo le zucche per gli Argolem. È arrabbiatissimo quello. Le zucche anche... ne abbiamo, mi pare. Ma basta. Zucche, c'è Zoe. Mi servono i livelli, dammeli tutti, slurp. Lanciamo la Ender Pearl nell'acqua. No. Yeah, che carine che sono. Sembrano due palle che saltellano. C'è Arti per caso? No, non penso ci sia Arti, mi dispiace. No, infatti. No, perché non sto più trovando dove ho messo le coordinate e Arti potrebbe salvate. Ah, Gesù. Ma c'avete la mappa? Volendo sì, è vero, usiamo la mappa, neanche con quella, che magari è più vicino anche. Sì, l'ho vista in una di quelle big chest, quelle un po' incasinate. Ok, vado a prenderla io. Che cosa? La mappa della... dello scroto, sì. Anche se ce ne sono un bel po' andando poi verso il bioma dei... verso Coralli, il Messico. Che è verso casa di Merin. Ah, è dopo, cioè in quel mare lì? Sì. Ah, è ancora qua il Fra! Chi è il Fra? Il Pillager, ah! Beh, sì che è ancora lì, dove ne doveva fare. Che cazzo ne so. Aia, brutto. Dov'è il mio minecart? Gli faccio sprecare un po' di roba. Prendi tanto ferro. Che cavolo è la mappa? Ah, forse è la chest entrata. È una delle chest quelle lì dietro. Oh, l'ho vista in qualche chest. Forse qua, mi pare. No? Ma paga la mossa, no? Pogchamp. Destino Prezzipoldo. Un letto. No. Che cavolo, l'avevo vista anch'io, ma non mi ricordo mica dove. No. No. Sei veramente uno streamer poco attento, Leo. No. Sembri Bertra. Ma cosa vuoi? È la verità, Bertra. No, è una grave menzogna. Secondo me è la verità. Intanto tutti i grandi progetti della famiglia Benetton provengono dalla mia persona. Quindi tu quell'autostradale e il chunk, l'altro chunk. Non sono progetti, Bertra. Sì, sono dei semplici chunk. Semplici. Intanto sono quello che li scava. Dove cazzo è? Leo, perché hai perso tutto?
Leo perde tu. Essere dai villager. Non ho mai avuto in mano quella mappa, quindi non l'ho persa io. No, non c'è dai villager. Chi è che l'ha avuta in mano, scusa? Tutti hanno avuto in mano la mano. L'avevo vista anch'io, ma. Cioè... No. Che altro chest può essere? È proprio sparita questa mappa. Ma io volevo il buco. Ma c'è una volpe in acqua. Perisci, no. Volpe. No? Vabbè, buona ricerca della mappa, ragazzi. Ma in realtà, Berta, cioè, ne avevo trovati un fracco andando da quella. Andiamo dalla parte dei Merin, ce lo troviamo noi. Dalla Marte di Aperin. Contenti voi. Contenti tutti. Parins. Noi andiamo all'esploranza. Addio, signor Panic. Ciao, ragazzi. Ciao. Dove sei, Berta? Sperando a Merin? Ma io sono già... Cioè, io sono vicino alla ferrovia. Ah, ok. E io sto andando a piedi dai Merin perché non avevo il... Ah, sì, ce l'ho il kart. È ancora lì il pillager che tira frecciate nelle orecchie alle persone. Mappa nella cesta dell'ascensore, dicono. Ah, vero. Ecco da che l'avevo vista. Ah, vado a prenderla. Ok, perfetto. È sotto proprio, nella cesta sotto sì, la destra dell'ascensore. No, no, no! Addio, carrello. Brutto. Minecart di merda! Ok. L'ho preso. Tic-tic. Tic-tic. Che poi, tra la parentesi, scemo io che ti ho detto, ci troviamo da Merin per andare al mare. C'è la stazione del mare. E infatti è quello che dico. Effettivamente, è. Ma? Ok, allora, le coordinate del portale... C'è Arti che è tornato. Ce n'è uno a 3255. E allora 5000. Che cazzo la prendo a fare la mappa, scusa? È un po' lontanuccio, questo qua. Abbiamo un sacco da esplorare, volendo. La mappa è la Splatter Map 4x4? Può essere... No? Non lo so. No, non sembra. Direi di no. Non sembra proprio. Minchia, questa è Vabbè, abbiamo le coordinate, andiamo alle coordinate e basta. Le coordinate sono da quest'altra parte, è abbastanza lontanuccio, volendo. Non ce n'è uno più vicino? Da Merin. Andiamo da Merin. Andiamo da Merin e andiamo a esplorare di là. Ma sì. Tanto grazie a tutte le coordinate, però effettivamente era troppo lontano quello. Ma bastardo! Sei sceso dal carrello! No, me l'ha rotto il pillager! No, te l'ho rotto io in realtà. No, me l'ha rotto il pillager. Ok, cazzo. Oh no, è vero che le fermate sono smerdate. Stavo andando cosa alla stazione. Sono smerdate. E stavo andando non alla stazione. Ah, ok, te l'hai riattivato. Hello. Questo bisogna capire, è complicatissimo da fare sta roba qui. Veramente complicanza. No. No, ma ho mirato in altissimo. Ah, hai preso me. Hai fatto malissimo. Devo farlo anche potenziare sto arco. Sono impatto, cioè potenza 3. Voglio un bel potenza 5, impatto 2. Ah, ma l'arco si può mettere potenza allora? Ma quello ce l'abbiamo. Sì, sì, potenza. Ma no, che potenza cazzo. Non abbiamo enchant per gli archi, mi pare. Ma forse abbiamo ancora dei libri vecchi di potenza, che ne so. Può essere, non lo so. Vai, mates che hanno lasciato Ciruz o Colossal, ma non hanno lasciato Non si ruba. Esatto. Mamma mia, male male. Male male di mates, male male. No di bello questo, no di bello, ma porco. Okay. No, di bello. Allora, ti dico... Infinità penso lo leverò dall'arco quello che voglio farmi serio, perché voglio mettergli Au! Il destino. Au, l'hai messo tu quel blocco. Perché niente Infinity? Perché se metti Infinity non puoi mettere ripristino. Ah, Mending. Effettivamente. Ok, no, vieni, ci sono le scalette, le ho fatte qua, guarda che belle. Che bravo. Di scalette belle. Metti tua barchetta e andiamo in esplorazione. Ah, la mia barca è più scura, quindi è più lunga.
Allora, avrei un sacco di battute, ma che non posso fare. Anch'io. Allora, sarebbe già, anche se riusciamo a trovarli, di uccidere un po' di affogati, però non abbiamo looting sulla spada. Servirebbe per il tridont. Sì, non sarebbe male cercare di farsi il tridente. Ce n'è uno tipo qui a sinistra, di affogati. C'è un affogati? Ah, sì, è vero, eccoli. Io ho le shader e non vedo un cazzo sott'acqua, quindi mi affido a te. Sì, beh, io meno male si vede. Ma se tipo ti metti sul filo dell'acqua, in F5 ti metti sul filo dell'acqua, riesci a vedere sotto bene. Sì, è vero. Ma adesso il tempio lo troviamo, non è che ci vuole tanto. Che io non so se Gianco ha avuto un culo della madonna a trovare tridente o se era fatto looting. Boh, lo vorrei, effettivamente è figo volazzare in giro. Sì, tanta roba. Perché l'elitra non possiamo averla. No, per ora no. Mamma mia, l'elitra appena c'è... appena c'è... Il problema dell'end è che probabilmente appena c'è l'end lo speedrunniamo e togliamo tutte le fortezze dell'end possibili. Del void lì. Non era quello il senso. Facciamo il monopolio delle elitra, le prendiamo tutte e le vendiamo a carissimo prezzo. Sì, da almeno 5 diamanti. Non è così tanto, Leo. 6? Direi 7, però non vorrei esagerare. Bei piedini. L'altro giorno c'era Poldo che è andato in miniera, si è fatto un bel giretto in miniera, ha trovato i suoi primi 15 diamanti e li ha quasi persi nella lava. Beh, non allora male. Io felicemente mi sono piazzato davanti a casa sua, ho costruito un televisore. Ma questi qua sono quasi tutti esplorati da me. Sì. E mi sono messo davanti a casa sua, ho costruito un bel televisore, mi sono messo nel televisore con una pozza di lava e mi sono messo a bruciargli i diamanti davanti. Ma perché? Così? Che cazzo. Oh, c'è un drowned. Ogni tanto ci sono i drowned qui sotto che fanno le loro cosette. Se vede qualcuno con la tridente lo ammazziamo. Anche ma Tyr a quanto pare ha il tridente, l'ha trovato a caso. Anche Tyr? Bastardi. Che palle. Qua sulla destra, ok, ecco un tempio. Dov'è? Sulla destra da questa. Non lo vedo. Trovato. Non lo vedo io. È qui. Non vedo. È qui di sotto. Non vedo, no di bello questo. È qui di sotto, guarda. Non vedo, no. Ma sei scemi, è qui, guarda. Potevamo portarci i lettini. Oh, eccolo. Con i suoi guardie. Volendo, vicino che è vicino alla terraferma e di là vedo che c'è una foresta. Andiamo a cercare delle pecore. Le ammazziamo e ci facciamo i letti da mettere qua. Perché? Perché se muori... Ma sei bravissimo, si vede che tu giochi a Minecraft un botto, fra. Andiamo qui. Ma ci sono anche un sacco di cane da zucchero. A meno che non è un'isoletta schifissima. È un'isoletta schifissima. Vabbè, sti cazzo lo andiamo dritti per dritti. Chi muore è scemo. Ah, tu hai il tocco di velluto? No, l'ho lasciato a casa il Silk Touch. Fuck! Era molto buono per le... Ah, non ci sono squid. Per la le cose, le torce. Ah, le lucine. Io andrei ad arcarli se riesco. Ma arcarli posso farlo anche con la barchetta. Aspetta un secondo che tolgo le shaders che non vedo un cazzo. No, togliere sennò è... Mio Dio, è la morte. Sott'acqua non si vede niente. Tac. Non si fa, cane. È quasi notte, tra parentesi. Ora vedo un sacco di più. Ma perché mi arrivano e mi spariscono? Ok, mi ha dato il cucchiaino. Anche a me l'ha dato. Oh, il mining fatigue, che bello. Cosa facciamo? Andiamo sott'acqua? Da sopra non si vedono un cazzo. Io da sopra vedo un botto senza shaders. A parte che arriva notte. Cosa facciamo? Ce ne andiamo? Uscite a dormire. Ah, è vero. Prova a chiedere. Vediamo se qualcuno dorme. Ne bastano due. Non sarebbe male. Perché andare giù di notte è abbastanza scuretto. Sono nel chunk, sorry. Oh, l'ho hittato uno. Ho hittato il fra. Io non li vedo. Non so se sono buggato cosa.
Forse, beh, io ho una texture pack particolare, potrebbe essere quello. Può essere, può essere. Oh, guarda qui cosa c'è. Cosa? Tartarughine. Oh. Ma stiamo per farci il caschetto? Povere tartarughine. E qua tartaruga. Io ancora dopo tanto tempo devo capire perché abbiano fatto fare il rumore dei palloncini alle tartarughe. L'hai uccisa? Sì, ma non mi ha dato niente. A me ha dato un'erbetta. Ah, yes. Non posso scavare tieni qua, neanche. Tieni qua la tua... Ah, aperta, aperta. Scusa, poi per dopo prenditi questo. Ah, il lattino. Tieni questo tu invece. Cobblestones. Cobbebo. Ok, ho la cobbebo. E nessuno va a letto. Vabbè, andiamo giù di notte, ciao. Via. Ci vede un cazzo. Oddio, dentro l'acqua sì, non si vede una sega. E io non ho il... Cazzo, le porte. Ce l'ho io, ce l'ho io. No, no, le porte, devo metterne una. Ah, tu non hai cosa, vero? Io non ce l'ho il... Fuck. Tra, io sono a posto. Io sono all'entrata. Dov'è l'entrata? Ah, non posso romperle le... Porco, due... E non hai affinità con l'acqua? No, non posso... C'è il mining fatigue, non posso riprendere le scale, le porte. Le porte, vero! Vieni qua, vieni qua. Ma cosa vogliono sti cosi di merda? Pestarci. Dove sei tu? Qua, ah, ok. Sono a fianco a te. Vaffanculo. Ok, da sopra poi qua. Ok. Aspetta che ripiglio aria, che... Ci conviene poi minare tutto dopo. Sì, sì, beh, dopo dobbiamo minare. Adesso non possiamo. Allora, direi che non separiamoci. Aspetta, prendo una boccata d'aria io, che poi così sono a posto. Ok. Dimmi tu dove mettere le porte per te, che per me già ne servono di meno. Aspetta. Ah, ripiglio aria. Sug. Oh, ho trovato già il boss. Ah. Il boss è qua di fianco. Che culo. Ok. È di qua sulla sinistra. Qua. Ah, eccolo lì. Mattalo. La porta. Ah. L'ho messa. Mattalo. Devo mangiare la carnina. Matato. No. Matato. Mi ha dato una spugna bagnata. Mi piace è quando l'unico, ragazzi, io ce ne sono altri. Boh, abbiamo ancora il mining fatigue, quindi... No, ma quello ti resta, per quello che serve il latte, poi. Ah, giusto. Ce ne sono altri o è l'unico? No. Sono tre, ok. Ah, porco due. Allora, vieni... Aspetta che sto molestando il gatto io. Rompo la porta con molta, molta difficoltà, così poi ce l'hai anche te. Ma puoi rompere la porta? È vero. Sì, ci metti un sacco. Allora la rompo anch'io, che io ne ho una sola nell'inventario. Io ne ho ancora due per quello. No, ma lasciatela quella lì, che almeno per te ti fa da... Stop. Ma... In che senso da stop? Dopo per quando dobbiamo tornare indietro. Vabbè, ma almeno se ne ho due nell'inventario rischio di morire di meno. Va bene. Allora questa qua te la lascio qua, così poi puoi respirarsi. No, prendi. No, ormai ho lasciato stare. Vabbè, io ho quasi finito forse. Tra un paio di mesi. Cazzo di rumore. Rieccolo. Infatti. La spugna con in mezzo un guanto in un bicchiere. No, raga, non era quella spugna. Qui non c'è... Quanto ci vuole per romperla? Mio Dio, ma si può rompere? Sì, penso di sì. Raga, si può bere o no? Si può rompere o no? Si può bere la porta? Bevi il latte. No, raga, non lo spreco adesso se me lo ridà fra 10 secondi. No, non ha senso. Cristo. Vabbè, volendo... Intanto esploro io, quindi ti dico la strada giusta da fare. Vedi che fumare ti fa male, te l'ho sempre detto. Perché? Perché non hai respirazione. Madonna santa. Si può rompere, ma ci metti più di 20 minuti. Non penso, raga. 20 minuti mi sembra un po' troppo. Madonna. Punto esclamativo latte non è un comando. Qualcuno ha scritto punto esclamativo latte.
Cercate di capire dov'è il boss. Io sto per lasciar perdere, ti giuro. Oh, ho trovato un sacco di spugne. Cazzo è che arrivava da Bertra? Di qua. Ok. Cazzo. No, non portarlo! No, era già qui, eh. Ok. Il respiratore 3 è la cosa più comoda del mondo, mamma mia. Ragazzi, non ce l'ho una fornace qua. C'ho anch'io che devo mettere la spugna per farla, ma... Vabbè, cosa mi raccontate di bello, chat, dato che io sono qua che sto cercando di rompere una roba che non si può rompere? Ok, qua niente, qua nulla. Mi sta venendo un... ma ti dico, lascia stare, cioè, vado in giro a cercare dove è la stanza e poi vengo da te e ti dico, vieni da questo, andiamo dritti per dritti. Ormai ho quasi finito, cioè io ho fiducia. Ok. Io in parte ci credo, raga. La porta me la metto qua. Poi riesco ad arrivare. Ah, sì, riesco ad arrivare. Raga, un po' di tifo in chat per la porta, vi prego. Posso darti dentro? Non t'azzardare mai. Non... No. Tipo, mi ci metto in mezzo e tu mi dai un colpo per sbaglio. Non ti parlo più. Ah, ce l'ho fatta! Ok, allora vieni con me. Penso che sia da questa parte qua. Sotto di qua. Mamma mia, chat. Tra un secondo e mezzo devo rimetterla. Ok. Vai, vai tu, quando hai bisogno. Tu respira qui. Ma... E niente, a sto giro non la riapro, quindi sappi che ho... una sola porta. Tieni le porte, che a me non servono un cazzo. Cioè, mi uso le tue e sono tranquillo. Ne abbiamo tre! Che cazzo è il boss? Lì abbiamo trovato le spugne, che è buona come cosa. Proviamo a trovare il boss. Ci stiamo separando, Leo. Vabbè, ma tanto siamo qua bene o male uniti. Oh oh. Metti la porta. Speravo di poter ritrovare quella vecchia, ma a quanto pare mi ha detto no il gioco. Ah, Gesù. Qui non c'è niente. Ce ne sono solo due di porte. Da questa non c'è niente, Bertra. Il punto è che se finisco le porte, per me è un po' pericolosa la situa. Sì. In caso se finisci le porte vado a farmare il legno che c'era fuori. Ah, già. Non ricordavo più difficile comunque questo dungeon. Oh no. Quasi finito le porte. No, gatto. Qua sopra? Non farlo. Lo so. Abbiamo attivato la prima. Devi aver trovato una cosa. Ah, spam clicca di torce per recuperare aria nell'angolino. Non è una bruttissima idea, raga. Ma non l'avevamo fixata sta cosa? L'hanno fixata? Che usavi le torce per respirare quest'acqua. Qui c'è una porta. No, funziona. Spettacolare. Funziona. Però si rompono e non le... Ah no, aspetta. Okay. Sono lì sopra. Ah no, ok. Sì, funziona. Boh, sono a posto io. Ok, ok. Boing, disse il gatto. Allora cerchiamo... Ehi, qui c'è una porta. Cerchiamo. Ah, questa è l'entrata. Siamo di nuovo all'entrata. Cazzo è il boss? Aspetta che segno l'entrata, così sappiamo dov'è. Ok, meglio. Porta... Ok, lì c'è la mia. Questa è l'entrata, ok. Ho trovato un sacco di questi affarini. Cosa sono gli affarini? Gli sgorbietti? Fisciolotti. Ho trovato un altro boss, Bertra. Spettacolare. No, chi è che mi picchia? Bertra, dov'è la porta? Non lo so. Dove sei, Leo? Qua da te. Vieni, dammi aria con qualcosa. Prendila. Ok. Abbiamo perso tutte le porte. Ah,
Ah, ok. Ok, riposta da questa. Comunque le torce fungono. Quante parti ti sono rimaste? Zero. Fuck. Tu non hai delle torce? No. Se vuoi ti do un po' di torce. Ah, va bene, va bene. C'è anche il boss in questa stanza, eh. Ah, La stanza del tesoro, ovviamente. Allora, devo respirare. Questa è la stanza del tesoro. Dov'è il boss? L'hai già ucciso? Ah no, è qua. No, dov'è la porta? Dov'è la porta? Me la sono ripersa. Fra, non lo so. Mi passi le torce, Berta? Devo respirare per forza. Tieni, tieni, tieni. Prendi, prendi la torce. Le ho buttate nell'angolo. Ok. Oh no. Oh no, le torce le ho perse. Ok, no, ce l'ho ancora. Oh shit. Ok, respiriamo. Andiamo. Non sta più funzionando. Come sta funzionando? Non lo so, non mi sta andando. Ok, ora sì. Leo? Ho perso la porta, ho perso la porta, non so dov'è. Sono vivo, sono vivo. Ok, funziona. Quanto... dipende da quanto lagga il server. Io ti ho perso. Sono sopra di te, ci sono. Ok, sei qua, sei qua. Ma il boss? Morto? È qui che girava. Oh, oddio, qui. Ho finito di nuovo l'ossigeno, wait. Au, au, boss di merda. Ma le porte, le cazzo, le aveva messe? Indietro. Oh fuck, oh god. Ok. Torce? No. Se ti servono torce, dimmelo, No, no, ne ho. Boss, boss, mori. 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 Il vero problema è che... cioè, se Fieric dovesse portarci a casa con celerità, non può. No. Mi sono piantato in una situazione stupida. Dove sei? Nella stanzona grossa. No, no, Leo. Mi han seguito. Devi respirare, devi respirare. Tengo, ti copro io, ti copro io. Ok. Respira. Madonna. Un po' d'aria. Ok, ok. Madonna. Torce unico abuso vero. Ne resta ancora uno di boss. Ma possiamo farci una camera d'aria. Cazzo di paura che mi fa il coso. Ok. Picchia Sandro. Aspetta, prova una cosa, Berta. Poi dovrai scavare tu, dovrai fare tu i blocchi. Ti prendi il latte? Prendo il latte, faccio tac 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 tac. Qui da sopra. Questo qui. Qui da lì. Ok. Lo riempio, fa. Oddio, cosa hai fatto, Leo? Sto cercando di fare una stanza. Ma come fai a... l'ossigeno. Non puoi? Leo? Aspetta. Chat, come faccio a fare... Ho fatto una stanza d'ossigeno, ok, l'ho fatta piccolina. E come ci entro io? E come ci esco adesso, cazzo? Ma rifatto il prank. Dimmi che non è vero. Mi ha rifatto il coso. Devo distruggere un blocco. Bevo il latte io? Ah, no, no, non ha senso. Distruggo un blocco e arrivo. Che palle! Pensavo di farla abbastanza in tempo, non pensavo fosse più veloce. Sì. Io provo a cercare... boh, il resto. Ho scavato... ok, ho scavato un blocchetto che era l'unico blocchetto che non mi serviva.
No, dimmi che non è vero. Come 15 torce? Dove cazzo... Ok. Sto scavando un altro blocchetto, Spero che questo vada bene. Spero che questo vada bene. Lemme, lemme. Piano, piano. Guarda, tanto l'ossigeno c'è. Funziona? Sì. Ma che cazzo di lag ha sto server? Cioè, meglio, sennò non potrei sopravvivere con le torce. Però minchia. Ragazzi, posso fare le fornaci, ma cosa brucio? Ok, Bertra? Dimmi. Posso passare qui sotto? Aspetta un secondo che recupero, poi ti dico, Tecnicamente tu riesci a passare qua? Aspetta. Mi dicono di abbassare il volume giustamente perché... È una stanza, ok, è stata uscita. Adesso proviamo a uscire da qui. Bisogna capire come uscirne. Ah, no, Leo mi ha incastrato. Incastrato cosa? Ma sei un animale, non possiamo uscire. Sì che possiamo adesso pian piano, sì. Prendi l'acqua, prendi un blocco d'acqua e metticelo in testa e possiamo uscire. Con il secchio vuoto che hai. Mettilo sopra di noi. Cosa vuol dire metterlo sopra di noi? Ma poi mi distruggo la stanza dell'ossigeno. E no, poi lo togli appena sei dentro. Ecco, ora possiamo andare giù. Vai. E poi togli la roba. Ah, ok. A me non me lo fa fare, com'è che è? Che cosa? Perché non mi fa crouchare? Premi shift o control, quello che è. Lo sto facendo, ma non me lo fa fare. È come se non nuotasse. Perché? Salve. C'è il signor Gianco qua con noi. Salve, signor Fieric. Leo? Perché? Ottimo scambio. Ah, un attimo, andiamo in un'altra stanza che qua... arrivo, siamo in missione noi. No, devi rimetterlo in alto, Leo, il secchio. Ma ragazzi, con cosa cazzo la brucio la spugna? Uso voi per bruciarla? No. È la quarta persona che dice, guarda che puoi fare la fornace e bruciare la spugna. Cosa uso? Cosa? La barca? Vediamo. Esatto. Ho delle frecce se vuoi. Devi correre. Oh, c'è questo che si vuole sparare. Via. Leo, prova a mettere l'acqua sopra di noi. Solo aspetta, qua. Solo dove stai scavando ora. Arriva, aspetta. Distruggo questo blocco. Così mi faccio lo spazio e poi ci sono. Beh, tu non hai porte o ne hai ancora una? No, che non ne ho. Fuck. E prismarine. Ok, brucio la barca. Con cosa la crafto? Ditemi. Con cosa la crafto la fornace? Leo, non farti domande. Sperando che non ci sia sopracqua qua. Ok, abbiamo due stanzette, perfetto. Incredibile. Ora. Metti qua l'acqua. Voilà. Perché tu puoi... Ragazzi, voi sapete dove è la foresta di bambù, per caso? La foresta di fianco a casa di Aymarine. No, aspetta. Ah, vabbè. No, che non lo sapete. Va bene. Leo, quindi dove stiamo andando? Vieni. La stanzetta è safe, se serve. Aspetta, segniamola che... Se no... Ok. Oh no, c'è un pesce Sandro. Faccio così per segnare che è da questa. Bisogna uccidere l'ultimo boss. Leo, ma l'hai smerdata la stanzetta. Porco no, due. No, puoi passarci da sotto. Sì, ma non posso riprendere aria io. Cosa vuol dire non puoi riprendere aria? Perché non hai fatto in modo che un pezzo di stanzetta sia non... Ma ce l'hai l'aria? Beh, adesso ce l'ho. Adesso ce l'hai. Dove? Ti sei ciulato delle torce qua. Può essere. Oh, un mob che mi sarà compenetrato nel cervello. Scusate, secondo che faccio questa parte qui, che così si può ispirare per bene. Dovrò distruggere due blocchi e ci vuole un attimo. Ci vediamo tra un paio di mesi. Beh, vedo... Sì. Oh no, non posso uscire, io sono in trappola per sempre. Tu non ne hai una crafting qualcosa, vero? No, è vero, non devi rompere due blocchi lì. Vabbè, va bene questo. Qui... No, era perfetto! Leo, perché? Potevamo uscire da quella? Sì, brutto... Oh, non lo sapevo.
Ma va, che storia. Adesso aspetta un attimo, lo rifacciamo, tranquillo. Ti odio. Se aiutami a bucare quel blocco. Non so se lo facciamo assieme, se va più veloce, però è più bellino così. È romantico. Sì. Poi i nostri picconi si sono toccati. No, mo. Ok, dai, che sembra quasi fatta. Madonna, mai più il monumento del cazzo. Via. Wii. Ok. C'è un pesce, Sandro. Beh, basta, cazzi suoi del pesce, Sandro. Oh, una porta. Una porta. Fammi entrare. Ok. Qua segno che c'è l'entrata. Ah, in due mi stanno attaccando sti cosi di merda. La madonna, quanti ce ne sono qua. No, questi fanno un fracco di danno. Questi mi fanno il danno della madonna. Qui c'è una stanza del tesoro, Bertre. Dov'è? Però non pare esserci il capo. Non c'è il capo dei paguri. Mamma mia. Ok, andiamo qua, respiriamo. E riandiamo su. Ok. Qua c'è, torna indietro, Bertre, dove sei? Sì, sì, sono qua. Ciao. Guarda, se vieni da qua... Aspetta che qua. Respiro l'ossigeno buono, gnam gnam. Sì. Qua c'è la stanza dei paguri. Okay. Ma quanti cazzo sono? Tanti, sono un sacco di paguri, devi andare avanti e indietro. Aspetta che devo respirare, che sennò... Faccio il simpatico paguri. Effetto. Ok. Stanza del respiro. Rompi la porta e portatela dietro, raga, ma... Siamo stupidi, ok? Non possiamo. Ma perché sono rimaste lì? Ok. Oddio, sta laggando tutto! Come sta laggando tutto? Madonna, mi ha tirato la laggata della vita. Dai, sali lì. Ok. Ma voi spavaldi, che ogni volta mi fate il raggetto della morte e poi scappate con la coda tra le gambe? Madonna, ma poi scappano, ma infatti... A falli... A principessa! Quanti sono? Ne avrò uccisi una ventina, penso ormai! Ma perché sono così tanti? Ma la domanda seria è, anche te nella stanza lì come Cristo uccidendo o hai abbandonata? No, io ne ho due che mi stanno macellando, Leo, aiuto, sto per morire. Cosa vuol dire come due ti si macellano? Io ogni 20 secondi devo prendere ossigeno, Leo. Sono due, basta che... Eh no, io devo prendere ossigeno! Entra nella stanza dello spirito del tempo! È qua, Berta, è nell'angolino. Ma dov'è? Bertra, qua. Qua. Qui c'è la stanza dello spirito del tempo. Ah, ma che cazzo ne sapevo io. Easy. Vai lì, riposi. Sì. Ragazzi, sono i Benetton. Ragazzi. Ecco, ho portato il signor Gianco qua perché ci ha offerto 5 stack di ferro per un lingotto di netherite. Problema. È problema. Il lingotto di netherite nella mia ender chest. Ah. Cioè, ti vabbè, interessate però... a questo scambio? Però di base Leo ti andrebbe bene? Volendo io sono full netherite, quindi a me poco cambia. Cioè devo farmi solo la spada e non ci vuole niente. Se a voi due va bene. A me interessa poco. Diciamo che 5 stati di ferro sono indubbiamente più utili in questo momento. Sì. Di un lingotto di netherite. Va bene. Si può fare. Ah, si può fare. Accettiamo, Gianco, accettiamo. E allora mi procurerò questi 5 stack. Ok, quando sei pronto sai dove trovarci. Poi, visto che per gentilezza ti facciamo pure la stazione della metro con la cosa che ti sarà a casa. No. Allora, l'avevamo sentito, mi hai detto che ti faceva piacere, lo facciamo senza... No, qui. Allora. Ma sì, ma... Cioè, ma è veramente così, gratuita, tranquillo. Ma io non ho mai chiesto assolutamente. Ma un pezzo di ferrovia che sa che è in cima alla mia casa. Ma mi scusa. Ma te lo facciamo di cobblestone come avevi chiesto tu? No, sì, siamo di Benetton. E andesite anche, molto giusto? Comodo, lo ammetto, sarebbe molto, molto Leo, comodo. Secondo me è in alto.
Dobbiamo cercarlo bene. Va bene, allora le faremo questo allaccio, non si preoccupi. No, no, io non ho fatto nessun tipo. Preferisci di terra, va bene, no. Lo facciamo di terriccio, ma non ti preoccupare. Di terra sarebbe molto comodo. Se vuoi possiamo parlare di entrambi, Edward. No, signori Veneto, già le sito forzata antinova, non mi fate mettere anche dei golem anti-Benetton, dai, per favore. Attenzione, golem anti-Benetton. Devono essere belli forti, volante deve devono essere pulita. Forti, però, per tenere lontani noi, te lo dico. La Benetton non si ferma da davanti a nulla, bambini, donne. Addirittura. Leo, non stiamo parlando di fare sesso adesso, un attimo. Per noi non riusciamo a trovare l'ultimo, Bertra. Lo so. Ok. Allora, possiamo... Per quanto riguarda lo scambio. Certo, noi quando vuoi, da qui ho capito, l'ingotto in netherite ce l'abbiamo, quindi quando vuoi puoi portarci le 5 stack. Oddio, Leo, la chat mi ha detto una cosa geniale, vieni. A dopo, signor Gianco. A dopo. Aspetta, cosa, Bertra? Vieni a vedere. Ho trovato per fare le stanze della santità infinite. Cosa? Le stanze della santità? Guarda, è vero. Le stanze dell'ossigeno. Ah. Ragazzi, prendete le spugne, mi raccomando. Vaffanculo, Fieri. Aspetta, servono. Sì. Beh, ma adesso quindi abbiamo vinto il gioco. Perfetto, ma è incredibile. Ah, ma io così prendete le spugne, ragazzi, mi raccomando. Sì. Prendiamo tutto. Ecco. Lo smonto di sto posto appena abbiamo finito. Sì, bravo. Se mai finiremo. Ci manca l'ultimo boss, ma non so. No, ho fatto la cazzata, Sei morto? No. Non abbiamo più ferro. In cima al tempio, mi dicono che potrebbe essere. Anche a me dicono in cima, è per quello che ho detto andiamo in alto. Solo che dove cazzo si va in alto? C'è una cosa aperta divertente? Dimmi. Finché non lo uccidiamo, non possiamo uscire da qua. Perché abbiamo anche un'altra entrata in casa. Oddio santo, no. Mi hanno citofonato, arrivo subito. Non mi sembra il momento di farsi citofonare. Ciao gatto, no, i piccignaccoli di Minecraft non li devi mangiare. Sei carino, sei molto carino. Ok, raga, come cazzo usciamo secondo voi da questo incubo? Ok, eccomi, era Clara. Che schifo, hai la fidanzata, you. Avevo le cuffie, ragazzi, se succedeva qualcosa ero già pronto per tornare indietro instant. Perché va bene la fidanzata, però Pandora. Minecraft viene prima. Minecraft è un pochino più importante. Ah, ma poi anche una volta tolta la torcia resta la parte trasparente, è vero, ma è geniale. Ma basta, non ci interessa più uscire, siamo fortissimi. C'è un... Perdere la stanza dello spirito del tempo è occupata. Ma... Signor Piccignaccolo. Signor Piccignaccolo, io devo entrare. Ok. Leo, togliti! Io non riesco a uscire da quella, posso uscire solo da questa. Ma... Non mi fa andare, come fai a shiftare da lì? No, vai qua e poi fai zvup e poi te ne vai. Ma a me non lo fa zvup. Madonna santa, sì. Sei un player un po' mediocre. Ho capito, sì, bravissimo. Porco due. Bisogna cercare come salire. Bisogna cercare un buco. Il buco. Aspetta un secondo che libero gli animali che ho chiuso la porta. Gli animali di merda. Fisco un cazzo. Un cazzo. Non vedo nulla. Non vedo un cazzo. Ah, yes. Dalla chat mi dicono scava in alto. Sì. Grazie, cazzo, raga. Siete proprio furbissimi oggi. Per fortuna ma mi date. Proprio furbissimi. Mi date i consiglioni, raga. Arrivo subito che vado un attimo nella stanza dello spirito del tempo. Che saluto Clara. Dello stempo. Dello stempio. Beh. Arrivo subito. Sì, io. Continuo la ricerca. Porco due, prima o poi si potrà uscire, no? Raga, dove cazzo è? Sopra il tempo c'è il tempietto. E fin qui, raga, grazie, ma... Oh no, mi sta picchiando! Cos'è quello che mi picchiava, bastardo? Ti dicevo, cosa divertente, che prima mi sono perso e non t'avevo più detto... per evitare che ci colpissero tutti quanti all'entrata, l'abbiamo chiusa. Lo so. Me ne sono ricordato. E mi ha reso molto felice. No! No! Ho fatto una stronzata!
Cosa hai fatto? Cosa hai fatto, Vertra? Mi sono chiuso e non posso scendere. Ma ci sarà un modo per salire? Ho il secchio nell'inventario, sì, ma c'è il latte che mi servirà dopo. Cioè, va. Che cazzo eravamo arrivati noi che non si può andare da nessuna parte? È qui? No? C'è una stanza dello spirito del tempo. La stanza dell'ossigenino era qui. Aspetta, io sono perso. Anch'io, io non... Non riesco a capire da dove eravamo arrivati. Dicono che c'è un tempietto 4x4, raga. Vado dritto per dritto. Ragazzi, non si può scavare verso l'alto, ci mettiamo l'eternità, perché c'è, non so se avete mai fatto questo tempio, ma vi dà il malus che non potete scavare. Cioè, vedete quanto sto scavando lento un singolo blocco? Ok, però sono riuscito a fare un'uscita, Bertra. Come? Viene la stanza dello spirito del tempo. Chissà dove cazzo è. Dove sono io? Cerca il mio nome. Sì, lo so. Found my name. Come diceva... Sì, ma è il percorso che mi manca. Oddio, c'è uno sgabuglio. Signor sgabuglio, la prego, si fermi. Aia. È quello grosso o quello piccolo? È quello piccolo, magari. Sì, ma lo seguo. Ho trovato l'uscita, c'è, l'uscita c'è. Ma che sia effettivamente fuori il cazzillo. Non lo so, adesso vediamo. Però un'uscita ce l'abbiamo, possiamo andare a fare del legno, porte, torce, quello che vogliamo, fare... Porce, torce. Ti sto aspettando una stanza dello spirito del tempo. E appena ti trovo ci sono. È alla tua sinistra, in questo... Vengo a prenderti. Ok, forse ho capito. No. Dove sei andato? Sei sopra di me? Sì. Sei il piano sopra? Come sei arrivato al piano sopra? Boh. Salendo. Grazie. Prego. No, dimmi, tu di solito come sali al piano di sopra? Ah, questa era l'entrata, ok. Sì. Ho trovato il boss! L'ho trovato! Matalo! Col cazzo! Dove sei? Oddio, no, non riesco a fare la stanza. Ok, Madonna santa. Ce la fai? Un attimo, prima devo riprendere vita e ossigeno che mi stavo uccidendo e soffocando. Mi sono emozionato troppo. Dov'è che sei? Dove diavolo è Bertra? Bium. Ha trovato Bertra. È qua, vieni. Ok. Ahia! Ahia! Faccio l'angolino della respirazione sessuale. Fai, io lo ammazzo. Andato. Abbiamo ucciso anche l'ultimo. Bevo il latte? Provo? Puoi bere il latte tu. A me quanto dura ancora l'effetto? Dov'è che vedo scritto quanto mi dura l'effetto, chat? Come faccio? Tieni, apri l'inventario. Ah, magari deve aver distrutto la stanza della respirazione. Se apri l'inventario non me lo dà. Togli... devo chiudere. Praticamente 17 secondi. Ok. Aspetta. Leo! Era pure aperto qua. L'ho aperto io adesso. Sto bucando tutto io. Domanda, per uccidere tutti questi piccignaccoli, come facciamo? Cioè, ora non respawnano più o continuano a respawnare? Come funziona? Questo è il tempietto. Oh, cazzo, quanti. Pieno di piccignaccoli. No, Leo, hai rotto... non hai rotto. Ok, andrei a cercare la stanza delle spugne. Me ne prendo un fracco, vado sulla terraferma. Passo le fornaci, prendo un po' di materiali e vado ad asciugare tutto il tempio. Sei un matto vero? Io intanto continuo a scavare quello che riesco. Tanto. Stanza delle spugnette. No, fa troppo ridere sta roba che hai detto, Leo. Ma intendi... Cioè, tipo perché...
Cioè, troppo sì, noi. Capito, era proprio quella la battuta. Incredibile, sai che non me l'aspettavo. Cazzo sono? Boh, se vuoi io sto metodicamente scavando tutto, quindi arriverò anche a quella. Io immagino le persone che tipo saranno salvate le coordinate di sto tempio. Che non troveranno niente. Niente. Cioè, proprio lo scaviamo e fa, ma sei sicuro che era qua il tempio? Ma te lo giuro, le ho segnate. Ah, comunque, come diceva Fieri, dovremmo fare una roba intelligente. Oh mio Dio, quanto cazzo sta piovendo. Dove cazzo? Dovremmo fare una roba intelligente che è farci una ender chest da portarci in giro. Consigli il touch? Esatto. Cioè banalmente basta mettere il piccone con silk touch dentro, no dentro non puoi, però tenerselo addosso. E boh, okay. Una pozione di respirazione subacquea. Raga, ho l'aria di essere così intelligente? Cioè, chat, è inutile che fate i saccenti. È mezz'ora che ci chiedete di fare una fornace senza la crafting. Adesso che buttate pozioni di respirazioni, Mamma mia, veramente. Cioè, non è che adesso che avete fatto prima tutti quattro ignori, adesso venite qui a farci da professoroni. Di sinistra. Di sinistra. C'è una stanza con loro. Con loro, non con loro. Sti cazzi, mi viene da dire, raga. Non abbiamo grande bisogno, in realtà. Cioè, sono più le spugne. Oddio, la laggata del secolo, questa. Ma? Ah. Ho trovato un buco per passare al piano superiore che pare fatto da Bertra. Guarda che io sto sucando via tutto, non so se noti. No, fai bene, allora vado. Sì, Franzo, vorrei risponderti ma non posso. Tic, andiamo, facciamo tutto. Ah, poi una volta finito questo. Blocco di questi. Questi blocchi me li ero salvati per fare una costruzione, ma non mi ricordo quale fosse. Quella del sesso. La tortura del gallo e delle balle. Può essere, può essere. Stanza del respirino. Sentite, ve ne andate a fare in culo voi. Cosi di merda. No, sto tempio qua ce lo smontiamo, non facciamo. Sì, sì, farma. Dopo tutta sta fatica, vaffanculo. Cioè, le farm ce le faremo in futuro su un altro tempio. Qua. Visto che le farm non si possono neanche fare, a quanto dice Rova. Ma che farm si può fare? Tutto. Speed, quello che vuoi, ce ne sono un sacco. Speed? La droga? Cioè, questi qua dove c'è un tempio, questi qua spawnano a spam. A spawn. Ti ammazzano pure gli squid volendo. Ah. Quindi puoi farcela di squid, puoi farcela di prismarine, puoi fare un bel po' di roba. Di pesce. Di caldo sesso. Di pesce a pesce. Ah, poi rompi il cazzo a me quando faccio sta battuta, Non è vero, non ti ho mai detto di no. Ti dico, sei un sacco divertente quando la fai, Bertra. Complimenti. Grazie. Smetti di prendere danno, per favore? No, voglio morire. Non nel gioco. Qui, Bertra. Ma è ovvio che intendessi nel gioco. Pensa che bello che poi per tornare a casa è. Fieri, chiudi la botola. Pof. Secondo me non sono rimasti. Secondo me sì, sì, vedrai. Comunque ci metteremo 6 anni e mezzo di sto passo. Ah no, adesso pian piano facciamo. Appena trovi le spugne, cioè appena trovi, sì, le spugne vai a fare le cose. Infatti mi rimetto all'esplorazione delle spugne. Che asciughiamo, ci mettiamo un terzo del tempo. No, è tornato Gino Pippo. Cavolo, erano le spugne. E quanti sono questi affari? Sono tantissimi. I giampieri. Oddio. Spugne. Mi pare di ricordare che fosse da queste parti qua. Comunque mi ricordo che la prima volta che ho fatto questo tempio ero terrorizzatissimo. Cioè ero lì che dicevo, ok, adesso muoio ogni 2 per 1. Adesso è pieno di mostri, sto andando in giro a cazzo di cane, raggi laser che non mi fanno niente. Beh, anche noi, stavamo morendo 15 volte più o meno. Sì, ma d'ossigeno, non di mostri. Ah, no. Cioè, io mi ricordo che la prima volta che sono passato qua era danni su danni. Ah, Dante su Dante. Scusate. Ok, almeno qua ho aperto l'uscita. Madonna, beh, sì, effettivamente ne abbiamo bisogno di uscite, Leo. Aia, brutto cazzo. Era da questo, secondo me.
con le spugnere da queste parti qua. Io tra un po' finisco il cibo a furia di pigliare danni, però. Ma danni da cosa? Ossigeno, per lo più. Ah. Tipo da queste parti qua. Basta così! No. Vaffanculo, vaffanculo. Sono delle zone veramente brutte e oscure. Oddio, non finiremo mai più. Quanti cosi ci sono qua? Non riesco più a trovare un'uscita perché c'ho tutti i cosi. Non riesco a capire dove è il sopra e dove è il sotto. Madonna. Ah! Ok, porta. È troppo grosso da svuotare comunque sto aggeggio. Ragazzi, come siete messi? Abbiamo ucciso i boss. Stiamo cercando adesso le spugne e tutto il resto. Ok, io tra poco vado, quindi sicuramente No, fa niente allora. Cioè, se devi andare vai, però adesso... cioè... No, non devo andare adesso, devo andare tra poco. Se voi state lì ancora un'ora, sappiate che non ci sono. No, un'ora no, penso un quarto d'ora, Va bene. Va bene. Boh, io qua ho fatto, spugne. Siamo senza ferro, fine. Quindi... Questo è quanto. Non te lo sei fatto dare? Eh no, lo dovevo ancora scavare. Ah, ma che cazzo di proposta è, scusa? Non lo so, a me lo chiedi, è quello che ha voluto fare. Lui, vabbè, prima voleva accertarsi che noi accettassimo, poi è andato a scavarlo adesso. Ci sta. Madonna, quindi sti niente. Piccignaccoli di merda. Mi si è buggato tutto. Ma che potrebbe parentesi, non era anche lui full netherite? No. Forse gli manca qualcosa. C'era solo l'arma. Ah no, è vero, sì. Non so. Vabbè, c'era solo l'armatura, ragazzi. Può essere. Come sei maleducato, Eric. Non ho una zappa, ragazzi, al momento. Una zappa? Sì, la zappa mi ha detto che scava più veloce la spugna. Ah, l'hai trovata, quindi? Sì, sì, sto scavando adesso, poi vado sopra, faccio la tutto quanto. Vabbè, è ora di fare la macchina volante suprema, ragazzi, che ne dite? Con le spugne? Dove spugne? Non con le spugne, no, senza spugne. Allora, perché senza spugne? Possiamo farla con le spugne? Dai, infatti, facciamola con le spugne. Va bene, quando importate le spugne mettiamo quelle. Va bene. C'è un sacco di blocchi qua sopra, Bertra, che hai scavato e se ne sono andati da te dicendo bubai, Bertra. Sì, vabbè. Suggili tutti, gentilmente. Io comunque l'ho fatta la farm, ho fatto un piano solo perché non abbiamo ferro per fare gli Iron Golem. Ma è già qualcosa. Ma come lo dice qualcosa. Come se fosse colpa nostra? Non ho capito. Dico una cosa in generale. Noi è mezz'ora che litighiamo con sti cosi bruttissimi che con ci toccano. Sì, soprattutto Ok, eccola lì. Peggio per voi, ragazzi. Preso un secchio d'acqua. Lei, signore, è un uomo, veramente un uomo. Chat, se ancora una volta scrivete fate una farm di ferro, io vi denunzio alla polizia. Tic 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 tic. Ah? Che cazzo? No! Non laggare ora, gioco! No! Sì, lagga su Bertra. Madonna, stavo per esplodere. Bravo gioco, lagga su Bertra. Non ti laggo nel culo. Va bene. Come va bene? Va bene. No, non volevo davvero. Ok. Aspetta. No, Leo. Quando vuoi? Ora? No, Leo, no, ne abbiamo già parlato. No, adesso l'hai detto, non ti tiri più indietro. Tic. Ok, un po' di blocchi ce l'ho. Ah, hai detto blocchi, fa ridere. Pure il ferro ho trovato, lo prendo. Come il ferro? Il ferro ho trovato. Oddio, che rompicazzo. Volevo vedere se trovavo qualcosa di carbone, ma a quanto pare no. Minchia, io mi sono distrutto praticamente tutti i pezzi d'armor per sta missione del cazzo. La mia no, è tutta bella. Perché forza, con ripristino a forza di ucciderli mi si rifullava. Dovrei mettere anch'io mending sight, ti dirò. Ok. Dai, che ho fatto un po' di livelli. Non mi serve. Mi servi. Non mi servi. Non mi servi. Ma che cazzo fa? Tac. Ok.
Ma? 8. Ma che cazzo fa? Cosa fa? Cosa ce l'hai? Sto per morire perché ha laggato il server. Ma che porca troia. Se non smette di laggare sto server, io urlo. Ma quello che ti ha fatto, non ho capito. Ero stava finendo l'ossigeno. Mi finisce, però non mi toglie la vita, quindi vabbè, io vado nell'ossigeno. Non mi ridà l'ossigeno, mi toglie tipo 6 cuori tutti insieme. Porca troia. Giusto? Quelle cose che ti fanno agitare poco poco. Madonna, che ansia. È stato il vero momento della Mogus. Sì, adesso faccio la carbonella anche, ragazzi, tranquilli. Fai la carbonara? Sì. Minchia, ho voglia di carbonara. Ora così, c'è di più. Leo, stasera andiamo a cena con Muso? Volendo. Dai, facciamolo. Sento adesso con Clara che torno a domani, così. Facciamo un funny covid party, limoniamo. Cazzi, ci può stare, ci può stare. No, tette no, povera Clara. Lei non c'entra. Come niente? Oh. No, Leo, se vuoi le mie. Bisogna cuocere il legno con il legno? Sì, io cuocio il legno con il legno, non c'è carbone. Sei un pazzo furioso. Petro, sapevi vero che si può rompere la bedrock? Non si può rompere la bedrock. Sì che puoi rompere la bedrock. Come la rompi? Con dei bug, tipo la crescita di alberi. Non con il piccone, ma puoi romperla. Ok! Anche in creative puoi, però... Leo che parla a un cadavere che è in cantina. Allora... Questo qua non mi sembra un cazzo. Terra, vai. Queste possono servirmi. Mi metto qui se serve. Ok. Arriva burettra. Con le spugne? Sì. Dio mio, grazie. Hai sbloccato spugna. Ora asciugami tutto, cazzo. Asciugami tutto. Cioè, l'altro giorno Bert ha fatto un giro in centro, ma mi ha trovato uno sfigato che me l'ha fatta asciugare tutta. Cioè, cioè, non capisci, era proprio sfigato. Leo, non mi parlare mai più, ti prego. Oddio, c'è. Non so se devo bloccare da sopra. Forse sì. Che non crada l'acqua. Sai che è possibile? Blocco con la terra, magari faccio un... Qui posso farlo tranquillamente. Quindi esatto, Leo, la prossima task è fare un buco nella bedrock con i bug e poi tipo fare una simpaticissima trappola dentro la quale far cadere la gente. Games. Amo, stasera facciamo ape. Sì, amo, facciamo ape troppo noi. Cioè, Leo, c'è sta qua che mi ha chiesto di fare ape, è una sfigata incredibile. Cioè, chi è che l'ha invitata? Ma lo facciamo noi ape? Senza di lei? Cioè, non glielo diciamo? Sì. Madonna, sei troppo... È troppo da sei noi. Una diabla, amo. Cioè, si vede che sei un capricorno. Tac. Ok. Non bucarmi il tetto ora, eh. Ti buco le tette. Ok, la stanza sopra almeno è safe. Che cazzo è ape? Raga, se non sapete cos'è un'ape non meritate niente. Cioè, amo, come fai a non sapere cos'è un'ape? Cioè... Facciamo un brunch? No, il brunch... C'è ancora qualcuno a Milano che fa il brunch? No, è da sfigati il brunch. Cazzo, cioè, è nato e morto nell'anno... È nato e morto qua. Cioè, in realtà, a me piace il brunch. Perché, tipo, sfondati di cibo a colazione, tipo, facendo finta che non sia colazione. Però sì, e poi rifallo a pranzo dicendo che non è vero che hai fatto il brunch. Esatto. Dici, ma no, era una colazione abbondante, amo. Perché fa questa cosa qui? Cosa? Che tipo mette la spugna e fa... E poi mi dice no, io sparisco. Ti dice splash tutto. C'è scura spugna. Spugna. Ah, perché devo buttarla qui, effettivamente. Ma quanto è bello scavare in miniera, okay. Che...
Che non è una miniera oggi. Adesso poi li metto ad asciugare. Rotto anche tre quarti di cazzo e sta qua che si ricrea. Ti incazzare, Leo, scusa, cioè, non ho capito. Alle spugne si asciugano direttamente se le piazzi nel nether. What the fuck? Sta qua mi mancava. Secondo me è una di quelle cose tipo, in realtà il posto di asciugarsi... Ah! Gianpippo! Ok. Fate un portale. Minchia sì, portale abusivo. Vabbè, qua giù poi. Beh sì, siamo lontanissimi. Manca giusto la materia prima, però. Quanto lagga! Sì, ma l'ha laggato tantissimo. Come faccio a fare questo qua? Che non... Cosa? Cioè, in questo pugno le spugne non asciuga, non asciuga le spugne perché è troppo... Cioè, si ricrea subito l'acqua. Vabbè, sti cazzi. Allora, il portale dei mates è illegale, ragazzi. Qual è il portale dei mates? I mates hanno un portale privato. Ma come? Sì, a quanto pare ce l'hanno lì in casa. Non so se gliel'ha tolto Nova di già, però so che c'era. Prossima volta che Nova dice qualcosa lo picchio, eh. Fai bene. Oh, shit. Okay, perlomeno un po', dai, ce n'è. Stanza del respiro ce n'è adesso. Sì, Però svuotarlo tutto è un casino. Eh sì, svuotarlo tutto è tanta... Tanto... tu tutta da sotto mi guardi con sguardo... Suave, suave. No, no, ma questo è il mondo esterno, che schifo. No, 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 mondo esterno. Tappa qui, non voglio mondo esterno. Tu poi mi ci entrano i piccignaccoli dal mondo esterno. Ah, voi due avete rotto il cazzo! Ma ti vogliono bene? No, hanno rotto il cazzo. Sei molto maleducato nei confronti dei tuoi fan. Anche tu. Non è vero. Vai via. Vai via. Leo, smettila, sono tuoi fan. Tu li tratti così, i fan? Ma allora, perché ci sono tutti questi buchi dal basso da cui arrivano? Aia, ma che cazzo mi picchi? Aia! Ma dov'è? Ma chi mi sta attaccando? T'ho detto che ci picchiano. Raga, quanto vi manca? Troppo. Troppo, troppo. Vai tu, vai, tranquillo. Come vado tranquillo? Cioè, se devi staccare, stacca, stacca. Non vi tippo, quindi? Non volete provare l'emozione di essere tippati? No, abbiamo un sacco da fare qua ancora. Cosa state prendendo ancora? Tutto! State smontando tutto il tempio, ma perché? Sì, per i materiali. Vabbè, se vi servono. No. Cioè, tu, anche tu fraintendi il senso della famiglia Benetton. Non è che ci servano, è che... Possiamo? È tipo, possiamo. E allora perché non possiamo avere del ferro? Perché c'è Gianco che ce lo sta facendo. Perché in realtà possiamo anche quello, però siamo troppo nobili per scavarcelo noi. Quindi stiamo senza ferro. Adesso lo avremo. Gianco. Poi ce lo porta, dai. Ma pensate che, che posso durare più di tanto? 5 stack? Dai, almeno un po' lo usiamo. Io direi poi di, cioè, di infiscarcene di nuova, farci una staffa di rotaie. Tanto disabilitata le cose che duplicano, quel che mi hanno detto. Ma come si fa a disabilitare? Ma che cazzo ne so io, a me lo chiedi. Provi a fare una prova a vedere se va quella delle rotaie. Ma non la so fare quella delle rotaie. Che c'è? Cosa hai scavato? Cosa ho scavato? Mi si è riempito tutto il piano di acqua. Cosa ho scavato? Cosa hai scavato? Si è riempito. Alla fine di rotaia non funziona, già provato Jumpy. Niente. Sarebbe un mio peccato se qualcuno chiudesse la botola in questo preciso istante. No, non farlo. Dico bene, ragazzi. Oddio, quanto sta laggando. Quanto sta laggando. Ma porco. Io ti dico, se muoio perché lagga... Beh, metto... se hai problemi tu chiedi, io ti... Ma non è una roba che posso decidere, se muoio è perché il server ha detto no.
Il server non sta laggando, stanno benissimo. Sì, sì, no, ha fatto una bella laggatina. Vabbè, quale tiro, niente, le quindi non volete essere tippati. Niente TP. Peccato, va bene. Allora, ragazzi, saluto e ci becchiamo. Bella, signor Panic. Buone seghine. Bella. Arrivederla. Ma che palle. Qua, vabbè, la stanza non asciugo più, sti cazzi, vado a scavare diretto. Sì, fatemi danno. Vado a prendere il tempio e stica delle spugne. Oh. Arg. Tanto la stanza per respirare ce l'abbiamo. Sono solo sti affari che rompono il cazzo. Sono tantissimi, oh mio Dio, ma sono infiniti. Sì, non, cioè, continueranno per sempre. Non so se forse togliendo l'acqua dalle stanze sotto invece che fare un casone enorme. Ah, ma tu hai messo un sacco di cobblestone. Dov'è? Per terra. Ah no, è la prisma. Ma sono stupido, niente. Ah! Sì, guardatemi scavare, guardate i lavori in corso. Mio Dio, quanti sono! Leo, sono troppissimissimissimi. Sì, sono parecchi. No, non sono parecchi, sono infiniti, è diverso. Fanno video sulle play e sulle top? Gesù Dio. Fatemi scavare! Tu quanti materiali hai? Tanti. Potremmo decidere che abbiamo abbastanza materiali, eh. Perché questo... Non ti piace? No. Io non ho mending sull'armatura, mi si sta smerdando tutto. No. No. Senti le scatarrate, senti come tirano le scatarrate. No. Ti senti? Ti guardano e fanno... Basta scatarrarmi. Giustizia per Bertra. Una spugna. Basta. Poi lo prosciugate. Io vorrei prendere ogni singolo blocco di questo coso. Ma se prendo ogni singolo blocco smettono di spawnare? Probabile. Non penso ragionino a spawner loro. Cioè, come funziona? Una volta che ho preso tutto il tempio, spawnano ancora o dicono arrivederla, è stato bello? Ma da dove escono sti cosi di merda? No, inteso, no, non spawnano più o no? Cioè, non funziona così. Interpreta. No, non smettono. Cioè, e quindi ci sarà tipo qualcuno che passa qua in mezzo all'oceano e fa: perché qui spawnano così tante cose che non c'è niente? Mi piace. È una cosa che vorrei vedere. Ma... Oddio, Leo? Mi senti? Sì. Ma quanto sta laggando? Oh, neanche troppo adesso, mi pare. Ma a me ha tolto i rumori per un attimo. Non c'erano i rumori. Prova a entrare, esci, rientra. Non mi fido a farlo sott'acqua, lo sai, vero? Perché? Ma tanto c'è la parte sopra dove respiri. Sì, ma metti caso che succede la minima cosa. C'è lo stanzone. Io ho il caschetto che si sta per distruggere, tra parentesi. No, io sono l'armatura apposta. Beato te. No, sono troppi piccignaccoli. Cioè, io ne ho tipo 6 davanti. Ah, sì, 6. Allora, io non sono full netherite, ok? Sono in una bellissima stanza con 10 di loro che mi fissano minare. Ho smesso di combatterli ormai mezz'ora fa, penso. Quanti sono? Sì, guardatemi, tipo i vecchi col cantiere, bastardi. Ma che cazzo sta succedendo? Oddio, i danni che mi sono arrivati in un attimo con lag. Basta. Leo, io stacco e mentre stacco esco da questo incubo e mi vado a piantare nell'isoletta qua vicino. Ok.
Madonna. Che incubo. Porco care. Basta, vogliono i miei piedini, ma davvero, raga, vogliono i miei piedini. Vado qui con le... Non è il caschetto che hanno cercato di romperti. No, tutto, mi ha rotto. Vabbè, però... Quanto? 1, 2, 3, 4, 5 stack di Prismarine Bricks. 4 stack di Prismarine e 29 Dark Prismarine. Vaffanculo, tartaruga, non è male. Ah... Ma porca di una miseria. Continuo a farmarlo ancora un po'. Prendo qualche materiale di bello. Di bello. Che di belli materiali. Mi si svuoto l'inventario. Tra un attimo che... Io ti saluto. Ciao amico. Burettra. Dubai. Ciao ciao. Buonanotte. Buona buona. Ah, e fammi sapere per stasera. Va bene. Bubai, bubai. Bye. Ah, raga. Andate a salutarmi Leo. Vi mando da lui. E vaffanculo. Che casino oggi. Stavamo diventando scemi. Il chunk lo finiamo presto, ragazzi. Non vi preoccupate. Porco due, quanto cazzo sta piovendo. Voi non avete idea. Ciao amici. Buona buona continuazione. Bacini.